tutti gli aspetti, perché Petagna ha giocato l'intera partita scorsa, si pensava che dovesse dare spazio a qualcun altro, e Pavoletti scalpitava, e Sciomuro è un po' un altro di quei condannati a morte da parte dei tifosi che vogliono tutto subito, perché non sta immediatamente segnando, non è in grado di giocare e via dicendo, tutte quelle cose che vengono dette con facilità da chi vede sempre i giocatori assenti i più forti del mondo, perché poi questo è l'aspetto principale, cioè quelli che non giocano curiosamente dopo ogni partita che va male sono quelli che avrebbero dovuto giocare, e sarà anche oggi così se per caso andasse male, invece se va bene sono tutti grandissimi eroi. Dall'altra parte la Fiorentina con Terracciano tra i pali, Caiode, Milenkovic quarta e Parisi in difesa. Milenkovic quarta, anche se poi è Martinez quarta, che è quarta Martinez che fa il nome, l'altro è Milenkovic, che è uno dei tanti Milenkovic in giro per l'Italia. A centrocampo ci sono Arthur con il nostro ex Duncan, ricordo con l'incaglio di 19 partite, e poi i tre trequartisti, Gonzalez, Bonaventura e Brecalo, con punta avanzata Beltran, il giocatore argentino, anche italiano, con passaporto anche italiano, che arriva dal River Plate. Queste sono le due formazioni messe in campo dai due tecnici. Attenzione, perché si chiama Vincenzo Italiano, ma è nato in Germania, anche se da figlio di immigrati. Se non ricordo male, a Karlsruhe e Vincenzo Italiano è nato, e peraltro ha giocato anche inizialmente, ha fatto tre giovani da quelle parti, figlio di emigrati, poi è tornato in Italia per giocare tante partite, sta facendo molto bene l'allenatore, ha dato un'impronta e un carattere a questa Fiorentina quando è arrivato dopo un periodo abbastanza contraddittorio, a volte sì, a volte no, con diversi tecnici che non hanno bucato come magari a Firenze si vuole, ed è anche molto adatto secondo me al clima fiorentino, che è un clima molto polemico, sarcastico, ironico, e lui molto permaloso ci sta bene secondo me per controbattere a questo tipo di ironia calcistica. Un bel dualismo come il dualismo che abbiamo tra i nostri messaggi. Io vi ricordo sempre di mandare un WhatsApp al 340-5186-036 per scrivervi le vostre impressioni su questa partita, anche sulla formazione ad esempio, visto come è anche una sorpresa oggi gli uomini schierati in campo. Ci scrive Luigi Nonnis, ciao ragazzi, una partita ci speriamo bene Luigi, la formazione di stasera non mi piace per nulla, mentre Manuel Cagliari ci rinnova il suo Forza Cagliari e Alessio col suo Forza Casteddu immancabile. Vitto, formazione che non piace, abbiamo detto formazione inusuale, ti aspettavi appunto un Lovumbo in più, ma la scorsa partita abbiamo visto dei crampi a fine match. Sì, lo sta risparmiando probabilmente per i prossimi match, lo risparmia per il secondo tempo, non l'ha avuto schierarlo all'inizio, magari un Luvumbo in non nelle migliori condizioni può essere un Luvumbo che fa male a una squadra stanca più che a una squadra fresca, quindi io non condanno affatto la scelta, la trovo anche sensata, perché se non è al 100% ed è per caso al 70%, quando tutti gli altri giocatori saranno al 70% per aver giocato già un'ora di partita, Luvumbo potrebbe entrare, stare alla pari e lì far valere il proprio tasso tecnico, la propria imprevedibilità e via dicendo, cioè non pagando il fatto di essere in scarsa condizione atletica nel momento in cui tutti gli altri lo sono in avvio di partita. Quindi tutto sommato è una scelta che tatticamente sembrerebbe contraria a quelle che sono le caratteristiche, perché Luvumbo è un contropiedista, Luvumbo è uno che potrebbe approfittare degli spazi dietro la difesa contro la Fiorentina, che verosimilmente terrà il pallino del gioco e attaccherà come nella sua natura. Però devi fare i conti sempre con tutta una serie di aspetti, e quando un allenatore sceglie ci sono sempre delle ragioni. Se poi l'allenatore che sceglie è quello che l'anno scorso ti ha trasformato una squadra che veniva definita una squadra di brocchi in una squadra che salita in Serie A, un po' di rispetto se per caso ancora non abbiamo ottenuto i risultati. Sono d'accordo con te Vitto, chiedo ad Andrea invece le sue impressioni su questa formazione, su queste scelte di mister Ranieri. A parte gli interpreti che il mister cambia per ragioni sicuramente fisiche, vediamo che ci sono gli stessi principi, quindi abbiamo una difesa a tre che in fase di non possesso con i quinti che si abbassano, abbiamo un'altra linea da tre come abbiamo già visto col Milan, quindi ripartiamo da ciò che è andato bene nella partita precedente. Come ha già detto Vitto, sicuramente al secondo tempo vedremo Luvumbo con le squadre più stanche allungate, sicuramente ci aiuterà avere delle transizioni positive
migliori. E vedremo un po' se sarà così. Intanto continuano i messaggi al nostro 340-5186-036. Ci scrive Federico: basta De Jola, Vitto. La scelta di De Jola cosa può essere determinata da parte di Ranieri? Sicuramente una scelta un po' più di copertura, ma abbiamo visto anche in passato l'abilità del ragazzo a inserirsi, a creare occasioni. Basta De Jola lo dice solamente chi non capisce di calcio, perché se uno conclude ed è l'unico che conclude in porta 4 volte in una partita ed è l'unico che è concluso e poi magari manca la porta di pochissimo, anche sbagliando, perché ha anche sbagliato, forse non ci si rende conto che arrivare a concludere è già un'impresa. Se uno arriva a concludere non si può dire che sia un pollo, perché altrimenti quando non c'è lui dovrebbero arrivare a concludere tutti gli altri. Io non ho visto arrivare a concludere 4 volte Makumbu, 4 volte Sulemana, 4 volte chiunque ha sostituito De Jola. Quindi un po' di ragionamenti li farei in merito a questo, cioè è possibile che le possibilità di andare a concludere a rete siano solamente frutto del caso e capitano sempre a De Jola, o è De Jola che è in grado di capire quando è il momento di inserirsi e quindi si conquista anche la fiducia del tecnico sulla base di questo. Ripeto, molte volte ormai ironizzo sul fatto basta De Jola, perché sembra veramente il periodo in cui la colpa di tutto è attribuita a un periodo da solo, un'altra Zedda, la colpa di Zedda, come si diceva a Cagliari un periodo. Ecco, adesso sembra che tutto, la settimana scorsa se non ricordo, qualcuno ha avuto il coraggio, dopo che De Jola ha giocato 10 minuti, di dire che la colpa è di De Jola. Ecco, queste cose mi fanno ridere. Ci sta, sono ormai quelle entità superiori a cui dare la colpa in ogni caso. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Ci aspetta una sfida non facile. La Fiorentina ha un buon trend, 2 vittorie e un pareggio, sicuramente ingolosita dalle posizioni alte che sono alla loro portata, giocano un bel calcio. Speriamo che ciò che abbiamo visto di buono nella partita precedente si possa ripetere oggi con un risultato migliore. È importante, sarebbe davvero importante riuscire a cogliere questa vittoria. Ci riscrive Luigi, scrive: sì, Luvum è un contropiedista, ma è chi meglio di Prati potrebbe lanciarlo? Vitto, cosa pensi invece della esclusione di Prati, questo ragazzo che abbiamo visto in un'occasione quest'anno? Guarda, ha giocato bene quando ha giocato, ma se non gioca probabilmente un motivo ci sarà, probabilmente non è ancora pronto per determinati ritmi. Il giorno che ha giocato contro l'Udinese, se non ricordo male, dove il Cagliari aveva la possibilità di giocare con una difesa abbastanza statica, quella appunto dell'Udinese, quindi con la possibilità di questi tagli lunghi che potevano essere efficaci. In un centrocampo come quello di oggi, dove la Fiorentina pressa anche coloro che respirano in tribuna, è difficile poter pensare che Prati possa avere tutto lo spazio per riuscire a giocare. Quindi secondo me Ranieri sta facendo queste valutazioni, lo utilizza a seconda dei casi. Poi insisto nel dire, è vero, qualcuno dice ma non è che Ranieri non sbaglia, no, ha sbagliato, l'abbiamo anche detto quando ha sbagliato, però le valutazioni probabilmente si fanno anche durante la settimana e se Prati non sta giocando, a mio giudizio un motivo c'è, probabilmente un motivo anche legato al suo impiego. Ricordo anche che chi chiamava Petagna perché potesse essere salvatore della patria, dopo la partita scorsa in cui Petagna ha giocato bene 30 minuti ma senza mai concludere in porta, nessuno ha detto che Petagna non ha segnato e quindi nessuno ha addebitato responsabilità a Petagna, anche se sembrava che Petagna fosse il salvatore della patria che al posto di Pavoletti, di chiunque altro, dovesse portare i gol. Capiterebbe la stessa cosa con Prati: se Prati giocasse e poi il Cagliari non vincesse, a quel punto neanche Prati è il salvatore della patria. Noi dobbiamo uscire da questo schema, dall'idea che il Cagliari abbia giocatori che possano essere i salvatori della patria. Il Cagliari per poter fare bene in Serie A ha bisogno di essere una squadra con tutti i protagonisti che giocano insieme, non con un protagonista che primeggia sugli altri o togliendo un protagonista che sembrerebbe danneggiare tutti gli altri. Non è affatto così. Il concetto di squadra deve passare, perché se non passa il concetto di squadra ci convinciamo sempre che sostituendo un giocatore che sia la Padula quando arriverà o via dicendo, noi risolviamo i problemi. I problemi si risolvono in Serie A se tu giochi da squadra con i giocatori che hai il Cagliari, perché non abbiamo giocatori in grado di poter decidere da soli la partita. E questa la paga, questa situazione la pagano anche altre squadre, perché ci sono altre squadre che hanno giocatori molto forti ma se non giocano di squadra molte volte le prendono. E bisogna anche vedere gli esempi che abbiamo avuto nel corso degli anni. Vai a vedere un Atalanta che ha fatto un progetto lungo con una idea di squadra che è rimasta quella, ma tutti i singoli che poi sono andati via non hanno portato via la bravura e il talento dell'Atalanta, i risultati dell'Atalanta. Quindi anche una squadra come il Cagliari, se vuole imbastire un progetto che nel lungo termine possa portare a
dei risultati può partire da queste consolidazioni, già dall'idea di formare una squadra che conti, non solamente un condottiere. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa riguardo? Io credo che la strada sia tracciata, il mister sa dove intervenire, sa non farsi travolgere da queste polemiche, quindi possiamo solo migliorare. Il campionato è ancora lungo, c'è tanto da battagliare, non bisogna demordere. Il sole arriverà anche per noi. Sì, perché comunque, come abbiamo detto anche più volte, è capitato in passato, gli episodi, le giornate, i momenti poi possono cambiare diametralmente il calcio. L'abbiamo visto nel passato recente e anche un po' meno. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, andiamo un secondo in pubblicità e poi rientriamo per commentare questo Cagliari, scusate, Fiorentina Cagliari. Radio Super Sound. L'accendi e ti accende. Wow, che pareti colorate alla tua casa. Grazie. Dove hai acquistato la pittura? La pittura l'ho acquistata presso Caso Antonino SRL. Vendita al dettaglio e in grosso di vernici e pitture murali, materiali edili e da costruzione, anche vendita di pellet di ottima qualità e applica sconti importanti per gli operatori del settore. Sopralluoghi gratuiti nei cantieri e finanziamento dei lavori. Trasporti in tutta la Sardegna. Caso Antonino SRL. Serietà e professionalità. Responsabile per la vendita, Matteo. 345 3528 950. Il tuo impianto ha deciso di abbandonarti sul più bello. Scegli i professionisti di Il Salvavita. Impianti elettrici, TV, TV SAT, a circuito chiuso, videocitofoni, automazione cancelli, antifurto e tantissimo altro. Inoltre preventivi gratuiti e assistenza pre e post vendita. Il Salvavita, via Oslo 5 a Semini, 335 81 444 54. Ilsalvavita.it. Io da Cristian Cocco. La casa è la vita di ogni famiglia. Bisogna proteggerla nel migliore dei modi. Per fare questo, ovviamente, ci vogliono dei buoni infissi. E per ottenere un ottimo risultato, affidati a Cicu Infissi. Visita il nostro sito infissicicu.it o vieni a trovarci a Marrubio in via Lisbona 11, 0783 859 600. Cicu Infissi, veste Domal. Cosa aspetti? Proteggi la tua casa. Proteggi la tua famiglia con Cicu Infissi. Aio! La classe dell'oro, lo stile dell'argento, si incontrano in un gioiello Marrocchi. Articoli da regalo, orologi e gioielli e supervalutazione del tuo oro vecchio. Gioielli Marrocco, in via Nazionale 302 a Villa Cidro e nelle migliori gioiellerie dell'isola. Da oltre 50 anni, artigiani nella lavorazione della filigrana. Gioielli Marrocco. Tradizione e innovazione. La Farmacia del Rosario amplia i suoi servizi in telemedicina, veterinaria, esami lipidico e glicemico, omeopatia, fitoterapia, cabina estetica per trattamenti e tanta consulenza. Ci trovi ad Alghero in via 20 Settembre 250 e sul web. Farmacia del Rosario. Valore e salute. Mettere in carica l'auto elettrica fatto. Rifornimento alla moto fatto. Trovare parcheggio e pagarlo, fatto! Tutto con l'app AnyLive! Oh, finalmente posso godermi il resto della giornata come desidero. Il tuo tempo è prezioso e i servizi dell'app AnyLive ti aiutano a risparmiarlo. Così lo vedi come piace a te. Scaricala subito e usa il tuo smartphone per pagare il rifornimento, i parcheggi su strisce blu, la ricarica elettrica e accedere agli Any Parking. Scopri di più su AnyLiveStation.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda.
Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Le carezze del maestrale. Il tepore del sole. Il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris. Spumante brut metodo classico. E Rocca Rubia. Il Carignano del Sulcis. Cantina Sant'Adi. Vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi. Training sponsor Cagliari Calcio. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. S'alza il vento. Cagliari, la nostra patria, Cagliari, terra e fala, Cagliari, è la mia squadra, tra cui più ne lotterò. Castello, bandiera, il nostro fantastico inno che ci introduce alla partita, pronti a immergerci in questo Fiorentina-Cagliari. Andrea, cosa mi stai dicendo? Petagna sta pronta a giocare? Petagna pronta a giocare, speriamo bene, dai. Speriamo ci regali qualche emozione, speriamo riesca ad aiutare la squadra. Allora, contro l'ex non è riuscito a segnare, allora la Fiorentina non dovrebbe essere ex, quindi ci siamo tolti anche quella statistica, visto che si è data tante in Milan di fila e di conseguenza ora non abbiamo neanche più quella cosa a cui appellarci. Sta per cominciare la partita, noi intanto vi diciamo i precedenti tra le due squadre, sono 86 precedenti, dove sono arrivate 25 vittorie rossoblu, 25 pareggi e 36 sconfitte. In trasferta il bilancio di 44 incontri in cui sono arrivate solo 6 vittorie, 8 pareggi e 29 sconfitte. Dobbiamo un po' superare la statistica oggi, oltre che una squadra ben organizzata. L'ultimo successo rossoblu è arrivato nel Robate 5-1 casalingo nel novembre 2019, di cui si ricorda soprattutto la rete fenomenale di Nainggolan, fantastica quella rete, se la ricordiamo bene, perché era il miglior Cagliari degli ultimi anni, assolutamente. L'inizio di Maran, Andrea, quando avevamo battuto il 5-2 alla Fiorentina, il Napoli in trasferta, era il prima del Covid e poi è caduto tutto. E purtroppo il Covid ci ha portato tante brutte notizie. Eravamo sì, un bel punto, poi il sogno è finito. Sì, poi c'è stato quel Cagliari-Lazio terribile, da lì poi siamo andati un po' a rotolare più avanti. L'ultimo successo in trasferta invece del Cagliari risale al maggio del 2018, 0-1 rete di Pavoletti, e quindi vediamo, magari il secondo tempo potrebbe entrare Leonardo Pavoletti ad aiutarci, a darci una mano in questa partita, una partita che è iniziata qualche minuto or sono con un ritmo abbastanza lento, con le due squadre che non hanno premuto subito sull'acceleratore, ma anzi sembrano quasi studiarsi, Andrea.
Per il momento possiamo vedere Augello che rimane basso sulla linea dei difensori. Non stiamo attuando subito un pressing fortissimo, ma Petagna si abbassa e va a disturbare il play della Fiorentina, Arthur. Sì, sta facendo un buon lavoro fino a ora, appena iniziata la partita, speriamo possa confermarci ciò. Una squadra quindi agghindata anche stavolta da mister Ranieri per affrontare gli avversari. Ogni volta c'è veramente tanta cura da allenatore, quanta cura c'è nell'affrontare soprattutto formazioni così organizzate come la squadra di Italiano. È sicuramente molto difficile perché è una squadra molto organizzata, gioca molto la palla, un ritmo serrato e difficile da contrapporre. Vedremo un po' come si contrapporrà il Cagliari in questo match contro la Viola. Ci vuole una prova di forza ancora di più, purtroppo dopo gli eventi di qualche minuto fa. Noi andiamo direttamente a farci raccontare da Vittorio Sanna con la sua cronaca in diretta. E purtroppo altro errore di Radunovic, sembra una fatalità, però quando un portiere non è sereno capitano anche queste cose. Quindi praticamente su un pallone che è stato messo all'interno dell'area, una sponda, praticamente si è abbassato Dossena, suppongo perché Radunovic gli ha chiamato la palla. Radunovic poi con i pugni non ha preso il pallone e sulla ribazza corta è stato Nico Gonzalez a mettere a segno il gol del vantaggio. Quindi 1-0 per la Fiorentina, il gol di Nico Gonzalez sulla ribattuta non avvenuta praticamente da parte di Radunovic, perché la palla è rimasta a danzare dentro l'area e Nico Gonzalez l'ha messa a segno. Difesa un po' ferma, ma in questo caso, ripeto, il sospetto che il pallone lo abbia chiamato il portiere, della ragione per la quale Dossena si è abbassato sperando che Radunovic potesse prendere il pallone, cosa non avvenuta. E di fronte all'errore di Radunovic, al mancato intervento di Radunovic, la palla è rimasta dentro l'area e Nico Gonzalez l'ha messa a segno. C'è un check per verificare questo gol che sta andando a lungo, ma mi pare che alla fine il gol sia stato convalidato e quindi check che è finito con l'omologare il gol della Fiorentina. Non ci voleva proprio, è capitato tutto nei primi minuti ed è capitato proprio su quella situazione in cui poi alla fine il portiere verrà crocifisso. Aspettiamoci Pasqua in tre mesi d'anticipo, anzi con sei mesi d'anticipo, perché la settimana prossima ci sarà da portare la croce per l'intera settimana e poi verrà crocifisso sabato prossimo. Nel frattempo la palla ritorna ancora a Radunovic che calcia lontano il pallone, siamo al quinto minuto, il Cagliari deve assolutamente reagire a questo gol che ha subito immediatamente sul campo della Fiorentina con l'incidente dentro l'area di cui abbiamo parlato. Rimessa con le mani nel settore di sinistra, anzi è per la Fiorentina nel settore di destra, Cagliodei che manda avanti il colpo di testa in ribattuta, ancora un pallone che si impenna, lo colpisce Duncan, lo gioca Beltran, ancora palleggio della squadra viola che chiaramente vede ora tutto in discesa. Eccolo Gonzalez, l'autore del gol, il pallone scodellato su Bonaventura che prolunga verso sinistra dove c'è piazzato Parisi che allarga ancora nella zona di Brecalo che si accentra, porta il pallone, appoggia all'esterno dell'area, ancora Duncan, il velo di Duncan per la corsa di Cagliodè che arriva sul pallone nel duello con Augello, eccolo ancora Cagliodè che dà l'indietro per il tentativo di cross che è affidato da Duncan, ritorna all'indietro Duncan, il pallone è giocato quindi dalla Viola con Milenkovic che cerca ancora a destra il proprio compagno, il cross di Cagliodè, la palla all'interno, il colpo di testa di Dossena, poi ancora un colpo di testa all'indietro, allontana De Iola ma recupera immediatamente la Fiorentina. Cagliari sotto shock dopo il gol subito nei primi minuti di gioco, il retropassaggio di Cagliodè, Cagliari che non è ancora pervenuto, Duncan all'indietro, il pallone che viene giocato ancora lateralmente, il pressing di Shomulodov col pallone che viene giocato molto bene da Martinez Quarta e viene poi ceduto centralmente per Duncan in verticale per il tentativo di mettere in movimento i suoi e Zappa che ha recuperato, quindi Makumu per Zappa, avanza Zappa nell'auto di destra, cerca un passaggio, scarica il pallone quando si accorge che lo stava per perdere e così lo recupera la Fiorentina che può ancora una volta ripartire con Brecalo a sinistra, mette al centro col passaggio ancora per Bonaventura che avanza con la difesa schierata, appoggia a destra per Cagliodè dentro per il movimento di Gonzalez al cross all'interno dell'area, un pallone che scavalca per un attimo il portiere del Cagliari Radunovic ma scavalca anche la traversa e si perde direttamente sul fondo. 6 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, Cagliari che è sotto, Fiorentina 1 Cagliari 0, il gol di Martinez dopo 3 minuti.
Eh sì, è proprio così, è il vantaggio della Fiorentina che quindi fa partire un po' con la delusione questo match. Speriamo che i nostri giocatori oggi in trasferta a Firenze possano riesumarsi anche tornare a combattere, perché è davvero un avvio devastante, il gol subito terribile per il Cagliari in questo momento. Beh, purtroppo la prima occasione siamo stati puniti, una piccola incertezza del portiere che sicuramente poteva fare qualcosa di più. Beh, ci può stare. Volevi aggiungere qualcos'altro? Per il momento fa la partita la Fiorentina. Come preventivato stavamo difendendo bassi, vediamo con le ripartenze se riusciamo a essere un po' più incisivi. Sì, dovremmo cercare un po' di andare a scalfire quella che è la formazione viola, che fino a questo momento invece è stata molto brava soprattutto negli attacchi, ma ha trovato contro un Cagliari che mentalmente stava soffrendo parecchio, stava avendo ancora le ripercussioni del gol, e conseguentemente a questo è stato anche più facile per loro attaccare. Negli ultimi minuti qualche spreco forse della Fiorentina, un po' troppo sicura di sé, abbiamo visto nelle azioni offensive, e queste sono le occasioni che il Cagliari deve cogliere, Andrea, per poi andare a colpire e riattaccare. Indubbiamente, ora riusciamo anche a giocare palla da dietro, sicuramente la Fiorentina conscia delle sì, conscia delle sue possibilità, sta giocando con grande personalità, ma come abbiamo detto in un attimo può trasformarsi tutto. Il Cagliari stava per trasformare un errore invece difensivo della Fiorentina nel gol del pareggio. C'è voluto un intervento incredibile di Caiodé sulla linea, perché Hernandez aveva superato Terracciano dopo il retropassaggio killer di Milenkovic. Purtroppo Caiodé è arrivato sulla linea in scivolata, è riuscito qualche minuto fa a mettere in angolo, davvero peccato perché Hernandez e Sciomuro dove avevano fatto una pressione ottima. Andrea, sicuramente il vantaggio gli rende la testa un po' più libera e cercano di giocare un po' più di tranquillità, però se stiamo contatti riusciamo a fare la nostra partita. Quanto conta in una squadra quando poi riesci anche a creare queste occasioni a livello mentale, a livello di personalità, anche di reazione poi a un risultato del genere? Indubbiamente la mente è più libera. Tutto ciò che vediamo in campo dipende dallo stato mentale, e sicuramente quando sei in vantaggio sei più tranquillo e ti riesce tutto meglio, perché riesci poi effettivamente a trovare anche quegli automatismi, quelle sinergie provate in allenamento. Indubbiamente tutto il lavoro della settimana poi si riesce ad attuare con molta più facilità. Sì, alla fine è questo che deve applicare il Cagliari, è questo che abbiamo visto applicare qualche minuto fa quando ha cercato di pungere la Fiorentina alla prima sbavatura. Una Fiorentina che, come abbiamo detto, sembrava gradassa dopo il gol del vantaggio, si è provato anche qualche tiro da fuori un po' belleitario. Cagliari che invece ha subito provato la zampata per riportare il risultato in equilibrio, ma un Cagliari che ci deve continuare a provare anche con questi nuovi innesti, con due giocatori più di peso come Sciomuro dove Petagna, possiamo intraprendere anche una strada diversa, ogni volta uno dei due può fare un ruolo differente rispetto all'altro avendo caratteristiche simili. Indubbiamente hanno caratteristiche molto complementari, riescono a stare insieme benissimo. Sicuramente siamo sotto numero in fase offensiva, ma se riusciamo a fare le transizioni positive in giusta maniera possiamo essere molto pericolosi. Sì, un Cagliari che deve continuare così, deve continuare a provarci come ha fatto nell'occasione, appunto nella grande occasione da gol avuta con Hernandez. Non deve badare poi effettivamente all'errore, perché comunque la partita è ancora lunga, c'è ancora tanta strada da fare, ci sono ancora tante possibilità da poter sfruttare, come ha visto qualche minuto più tardi. È una squadra che non si deve assolutamente perdere d'animo. Andiamo a vedere invece chi allena la partita di oggi. Il direttore di gara è Marco Di Bello della sezione di Brindisi, alla 152esima direzione della massima serie, che ha dato il Cagliari in 17 incontri in cui sono arrivate 3 vittorie, 4 pareggi e ben 10 sconfitte. L'arbitro ha diretto un Cagliari Fiorentina nel dicembre del 2017 con risultato purtroppo di 0-1. L'unica vittoria in trasferta di rossoblù sotto la sua direzione ritorna
Siena l'anno del fatidico 5-2, cioè l'ultima volta che il Cagliari ha battuto la Fiorentina in casa, ed è quella appunto del dicembre del 2019 con il Napoli, con la rete di Castro, quella di cui abbiamo parlato poi anche precedentemente. Tante statistiche, anche l'arbitro che tra l'altro è stato reinvestito da poco dopo una sospensione per un errore nel corso, non mi ricordo di quale partita, dovevo andare a cercare. Andrea? Possiamo notare che il Cagliari adesso si schiera con un 4-4-2 che tante fortune ha fatto a Ranieri in passato. Augello rimane sulla linea dei difensori e abbiamo Nandez esterno sinistro alto. E quindi anche un cambiamento, perché comunque Nandez ce lo potevamo aspettare appunto in il 3-5-2 ideale a destra ad aiutare Zappa a riformare quella coppia nel braccetto che poi sarebbe unito con l'esterno, invece va a occupare un'altra posizione con Augello che torna dietro, quindi difesa a 4, una spinta più omogenea è quella che vuole dare Ranieri la partita. Indubbiamente, sicuramente Nandez è il jolly della squadra, ha già dimostrato in passato di poter fare più ruoli, farli bene, e quindi il mister ha usufruito di questa sua caratteristica per rimodellare la squadra. Vedremo un po' come Nandez interpreterà anche questo nuovo ruolo che gli è stato affidato. Intanto salutiamo Riccardo, uno dei nostri ascoltatori più affezionati, che ci ha scritto al 340-51-86-036. Vi ricordiamo di scrivere al nostro numero se volete commentare questa partita, come sta andando il match e anche quale scelte magari dovevano essere fatte in maniera differente. Abbiamo dei precedenti anche tra gli allenatori: Ranieri contro la Fiorentina, allenato in 19 occasioni, cui sono arrivate 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, quindi almeno in questa statistica siamo positivi, Andrea. Almeno in questo possiamo guardare qualcosa positivamente. Ci siamo, mentre Vincenzo Italiano ha affrontato il Cagliari in 4 partite in cui sono arrivate 2 vittorie e 2 pareggi, e questa la possiamo vedere meno positivamente. In tutto non si può essere fortunati. I due tecnici sono scontrati in 2 occasioni, una vittoria per l'italiano e un pareggio. Ranieri non ha mai vinto con l'italiano. È il giorno giusto per vincere. È il giorno giusto per rompere tutte queste maledizioni. Bisogna portare via gli spettri come fatto in passato, e bisogna reagire da squadra, come ha detto bene la Vittoria, perché poi l'organico è uno di quelli che comunque, se vai a vedere le altre squadre che sono in quelle posizioni a livello di organico, il Cagliari è una squadra che si può giocare le sue carte, assolutamente si può giocare, assolutamente il livello delle squadre di quella parte della classifica è questo, abbiamo tutte le possibilità per combattere, per riuscire a tirarci via dalla zona pericolosa, l'importante è crederci e impegnarsi. Bisogna continuare con la mentalità giusta nonostante lo svantaggio che finora è maturato sul campo della Fiorentina. Noi vi ricordiamo che stiamo seguendo anche gli altri risultati dai maggiori campionati europei. Si gioca in Premier League con Fulham e Chelsea che si scontrano in questo Monday Night, appena iniziato il match 0-0. Si gioca anche in Liga Las Palmas contro Celta Vigo, si prevedono gol in questa partita. Lo segue il campionato spagnolo, Andrea? Sì, certo, come sempre, molto più tecnico, gol a valanga, c'è molto da divertirsi. Che poi anche lì è un po' uno spaccato, dipende dai momenti. Noi ci fermiamo un attimino, diamo spazio alla pubblicità e poi torniamo per commentare questo Fiorentina Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group, non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia. Io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza.
Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda. Ci fa da scende in campo! Vernici, arredo, casalinghi, giardino, bricolage, tutti i reparti schierati per una partita vincente! Ci fa da partner ufficiale Cagliari Calcio. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solais, spumante brut metodo classico e terre brune Carignano Superiore DOC, il vino principe del territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole per seguire questo Fiorentina-Cagliari, una partita che è iniziata male per la formazione di Claudio Ranieri, subito sotto dopo appena tre minuti a causa del gol di tap-in di Nico Gonzalez, complice anche un Radunovic che sicuramente oggi non è rilassato. Sei d'accordo con me, Andrea? Sicuramente le polemiche sugli episodi delle partite precedenti non lo aiutano, il ruolo del portiere è anche molto mentale, quindi sicuramente non è serenissimo. Bisognerà cercare di sbloccarlo questo ragazzo come si è sbloccato in precedenza. Noi crediamo in lui e ci andiamo a far raccontare la partita direttamente dalla voce di Vittorio Sanna. È iniziato il 19° minuto sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina. Purtroppo quando sbaglia il Cagliari gli altri segnano, quando sbagliano gli altri il Cagliari non segna, perché quando ha sbagliato Milenkovic regalando a Nandes la palla gol, Nandes purtroppo non ha concluso in porta, e queste sono le differenze che poi paghi alla fine della partita quando fai i conti dei gol realizzati. Ancora il tentativo di impostare da parte di Cagliari il passaggio in profondità, e Fiorentina che tenta di distendersi ancora nel settore destro, c'è il duello con Makumbu, raddoppio, tentativo di liberarsi, ma sempre Fiorentina, attenzione Duncan, tenta il tunnel, non gli riesce e può ripartire o tentare di ripartire il Cagliari, anticipato Petagna che tenta di andare nuovamente sul pallone per recuperarlo, pressing sui portatori di palla della Fiorentina e poi il lancio ancora da parte di Gonzalez, sicuramente il più attivo, il cross, la parata di Radunovic che intercetta questo cross basso da parte di Duncan alla ricerca del centravanti della Fiorentina all'interno dell'area. 19° minuto che è andato via, è iniziato quello successivo, perde palla Sciomulo dove, che poi va in pressing, il pallone è fatto giostrare ancora dalla Viola con il recupero di palla ancora a destra da parte di Cagliodè, il giocatore che poi sul tiro fiacco di Nandes è andato a salvare il risultato, la palla verso Sciomulo dove il contatto con l'ultimo tocco da parte dell'Uzbeko, pallone direttamente sul fondo, è andato a chiudere in questo caso Parisi che era riuscito a toccare il pallone, l'ultimo tocco di Sciomulo dove che non è riuscito a tenere il pallone che si è perso direttamente sul fondo. Si gioca il 20° minuto del secondo tempo, forse da Martinez quarta il giocatore che è andato a chiudere, palla ancora a destra per Cagliodè, ricordo 19enne italo nigeriano che arriva dalla primavera della Fiorentina, il lancio avanti con la palla intercettata male in questo caso da Zappa, pallone che viene perso ancora recuperato dai Viola con l'avventura di Bonaventura che porta il pallone in verticale, ancora Bonaventura nella posizione quasi trequartista, il tocco corto a vantaggio di Parisi, Parisi allarga sulla sinistra per Brecalo, da Brecalo ancora al centro dove c'è a giostrare in questo caso Arthur, il passaggio verso destra, pallone che ritorna ancora all'ex juventino col passaggio ancora corto per Parisi, nuovamente Arthur in posto di palla, esce De Iola per andare in pressing, Arthur è costretto a scaricare nuovamente su Parisi, Parisi che porta avanti il pallone, Zappa che lo contrasta, scatta Parisi, va via la guardia di Zappa che poi con l'aiuto di Makumbu riesce a recuperare, sbaglia poi De Iola, perso il pallone, recuperato ancora dalla Fiorentina, attenzione, l'appoggio sulla destra, il passaggio dentro per l'inserimento della squadra Viola, l'autogol da parte di Dossena, mi pare, anzi di Vietesca che ha messo a segno l'autogol e il Cagliari a questo punto è sotto di 2 gol. Sul cross da destra Vietesca è andato a prendere il pallone, lo ha preso sì, ma lo ha messo alle spalle del proprio portiere, sul cross da destra ancora del 19enne Cagliodè.
autogol di Vietesca, Fiorentina 2, Cagliari 0, fatale l'intervento in Caracchini da parte del polacco, aspetto di vedere per darvi conferma se si tratta di Vietesca, rivediamo, sì, è proprio lui che stava al centro della difesa, pallone che viene servito a destra, riceve ancora Cagliotè e sul cross, no, è Dossena. L'autogol di Dossena, la mia rovina al fantacalcio, il passaggio all'interno, il gol del 2-0 per quanto riguarda la squadra viola, è stato Dossena, ci pare anche Vietesche, a mettere a segno l'autogol del 2-0 per la Fiorentina. A voi. Eh sì, purtroppo altre brutte notizie arrivano da Firenze, questo 2-0 non ci voleva proprio per il Cagliari, con l'intervento effettivamente sì di Dossena che va a cercare di anticipare il primo palo, e qua c'è anche una mancanza un po' di sicurezza dietro. Sì, è stato Dossena, ma l'errore principale nasce da una palla recuperata in mezzo, una giocata a muro fatta con sufficienza, è stata subito reintercettata dai giocatori viola, hanno fatto una buona combinazione 1-2 sulla fascia e sono riusciti ad entrare. Sì, una Fiorentina che continua a giocare un buon calcio, un Cagliari che invece non riesce a far le misure alla Fiorentina e sbaglia proprio per errori mentali, per errori soprattutto di concentrazione. Pensiamo a questi due gol, entrambi forse per una partita un po' uscita fuori dai binari che si erano immaginati, Andrea. Purtroppo quando prendi un gol subito tutto ciò che hai in mente va via, la partita prende già una piega e bisogna subito cercare di raddrizzarla e non è facile. È una partita che deve essere continuata a giocare, che il Cagliari, come abbiamo detto più volte, può continuare a riprendere. Certo è che vedendo la poca concentrazione, le poche idee messe in campo finora, c'è poco da sperare, ma il Cagliari, ricordiamo, deve essere mai domo, è una partita vive di momenti, l'abbiamo detto tante volte, bisogna segnare e essere più cinici e sfruttare meglio le occasioni che ci capitano, perché poi effettivamente anche nella partita scorsa contro il Milan quello che è emerso è che il Cagliari riusciva a creare le sue occasioni, non riusciva a finalizzarle. Esattamente, quando uno ha un'occasione bisogna sfruttarla, perché non si sa mai se ne avremo una successiva. Purtroppo per ora non riusciamo a essere ancora incisivi davanti, ma come hai detto tu benissimo, una partita è fatta di tanti momenti, quindi si può benissimo ribaltare. Vediamo comunque un grande protagonista proprio Cagliotè, alla seconda presenza titolare nella massima serie italiana, il giovane ragazzo che gioca sull'esterno nella squadra fiorentina e si sta davvero facendo la partita della vita, il salvataggio sulla linea per Hernandez e poi l'assist per lui è sicuramente un ottimo inizio. Per ora possiamo dire che è l'MVP della partita. Purtroppo per noi, purtroppo per noi, speriamo che i nostri riescano a togliergli quello scettro, ci vuole davvero neanche una giocata del singolo, ci vuole davvero un cambio di atteggiamento in questo Cagliari che è partito malissimo nel primo tempo e deve darsi una svegliata anche in modo autonomo, perché tante volte abbiamo visto il Cagliari uscire dagli spogliatoi con un piglio diverso, anche forse rinvigoriti dal discorso dell'allenatore. Oggi invece bisogna rimettere in piedi le carte molto prima di arrivare al primo tempo. Di sicuro la pausa tra i due tempi aiuta e sicuramente un condottiero come il nostro mister può trovare le corde giuste tra i giocatori per riuscire a fargli giocare meglio il secondo tempo. Ci vuole, è complicato chiamare a pagare comunque di un Cagliari che è sotto 2-0 anzi sul campo della Fiorentina, un Cagliari che deve cercare di trovare anche quegli appoggi sulle fasce che spesso gli sono stati utilissimi, soprattutto con due giocatori che poi al centro dell'area devono fare quel lavoro aereo, devono fare quel lavoro di disturbo che può creare seconde palle. Bisogna sfruttarli questi esterni, essendo che comunque ne abbiamo due che sono anche più proportati al cross che alla difesa, dobbiamo puntarci su di loro. Indubbiamente con due attaccanti del genere dobbiamo buttare molte palle in mezzo, perché abbiamo la possibilità di sfruttarle sia per caratteristiche fisiche che capacità di segnare e indubbiamente attaccare le seconde palle. Bisognerà colpire così anche un po' alla sporca, come dobbiamo dire, Andrea, un po' alla cercare di rubarla da pirata per andare a prenderti quel pallone in area che poi serve, ma sono quelle giocate che poi contro una squadra che abbiamo visto non essere perfetta a livello difensivo, perché l'azione del gol di Hernandez è un errore incredibile di coordinazione della difesa della viola. Tutto non si può avere, sicuramente sono bravissimi in fase di possesso, ma hanno qualche pecca in fase di non possesso.
bisogna puntare là, bisogna andare a metterli pressione sulla giocata che devono fare, metterli il pepe nella coda, come si dice in termine in termine pulito, come è giusto che sia. Bisogna cercare di aggredire con un pressing costante, e dove non sono arrivate poi la concentrazione e la tecnica in questi minuti devono compensare la grinta di voler andare a prendersi questa partita, visto che il risultato poi è iniziato così tanto male. Abbiamo pagato la linea di centrocampo che non era molto compatta, è successo più volte che riuscissero a imbucarci in mezzo e poi da lì aprire sulle fasce, che si è dimostrata la loro arma vincente. Ci hanno provato anche qualche minuto fa un ottimo 1-2 sul fuori area, appena fuori area, che è riuscito a innescare la corsa di Bonaventura, giocatore praticamente ambidestro, che si è spostato la palla sul piede preferito, ha messo al centro il cross per Nico Gonzalez, che ha svettato più alto di tutti, fortunatamente non inquadrando la porta. Ma dobbiamo davvero stare attenti, perché Nico Gonzalez è basso basso, ma la specialità della casa è proprio il tiro di testa. Di certo non gli manca l'esplosività. Tutta la Fiorentina, oltre Bonaventura, ha grandissime doti tecniche, quindi sarà difficile riuscire a contrastarli. Per quello anche affrontarlo con più un grinta da allenatore, Andrea, è la tecnica giusta, perché poi se tu lo vai a affrontare sul loro campo di battaglia e sai che hanno delle determinate caratteristiche, ti stai un po' mettendo i bastoni tra le ruote da solo. Assolutamente, assolutamente. Metterla sul lato tecnico sarebbe deleterio per noi. Va contrastato con altri elementi. Sì, intanto andiamo a vedere un po' le partite che sono scorse in questo weekend di Serie A, valevole per la settima giornata di campionato, che è iniziata sabato alle 15 con il match tra Lecce e Napoli, 0-4 il risultato finale. Partenopei, che sembra aver ritrovato la bussola dopo lo sbandamento dello scorso weekend e le bufere di inizio settimana, con soprattutto Osimhen, Kvaratskhelia di nuovo protagonista, e Osimhen nuovamente concentrato sulla squadra. Lecce che subisce la seconda sconfitta di fila dopo l'1-0 con la Juventus di martedì, ma comunque Lecce che ad esempio è una squadra che non ha dei grandissimi singoli, Andrea, dico bene, la squadra salentina, ma comunque riesce a ovviare a queste differenze con un gran gioco di squadra e una grande compattezza anche nella grinta di andare a prendere il pallone. Giusto, giusto, come hai esattamente sottolineato tu, il Lecce ci ha dimostrato che un gruppo può essere meglio di un singolo. Sì, meglio di un singolo, come meglio dovrà fare Shomurodov quando successivamente andrà alla conclusione, perché qualche minuto fa ci ha riprovato il Cagliari in buon modo, un'apertura sulla sinistra che ha trovato lo scambio tra Shomurodov e Augello, Shomurodov che ha provato a innescare invece il suo destro a giro di poco fuori sulla porta di Terracciano, però sono segnali, bisogna continuare così, è un Cagliari che sta cercando di riorganizzare le idee e colpire soprattutto con lo stesso quasi canovaccio della Fiorentina, cercare la fascia larga per poi dall'inventare. Esatto, esatto, abbiamo ripreso un po' il piglio, siamo riusciti a prendere un po' il campo, siamo più offensivi, peccato per l'occasione di Shomurodov, è stato giusto il gesto tecnico, gli è mancata un po' la misura, ma si può andare bene. Quelli sono gli errori che però si devono accettare, secondo esattamente me. Gli errori tecnici, gli errori quando si sbaglia cercando di fare qualcosa di giusto, essendo anche costruito l'azione o avendo avuto la voglia e la forza di riuscire ad andare alla conclusione, sono gli errori che puoi perdonare, anche perché sai che poi lui è il primo che ci sta male, il primo che vorrebbe averlo fatto giusto. Esattamente, l'errore tecnico è sempre accettato, non è accettato l'errore concettuale. Spiegaci un poco, in che senso? Nel senso che un'idea sbagliata lì allora va corretta, ma Shomurodov in questo caso ha fatto la cosa migliore, si è posizionato la palla meglio sul destro, ha aperto il piattone e è andato a cercare il secondo palo, purtroppo la misura non era giusta. Di poco a lato la conclusione di Shomurodov. Cagliari che deve continuare con questo piglio, deve continuare a arginare la Fiorentina, anche se spesso non si rivela semplice per la velocità con cui la squadra di Italiano muove il pallone tra le linee, muove il pallone tra i suoi interpreti. Chi ha invece assistito almeno alla vigilia si aspettava una partita con alto tasso tecnico, e quelli che stavano guardando Milan-Lazio che è nato in scena sabato alle 18, rossoneri nuovamente convinti e sicuri di loro, che confermano la buona prestazione di Cagliari con un 2-0 assolutamente di personalità. Leao ispiratissimo, conversione di due assist decisivi, Lazio sempre in più in balia della giornata e che non riesce a inanellare
cancellare sicurezze come riusciva nello scorso campionato, perché ricordiamoci che è vero che è un risultato che non può sorprendere più di tanto, quello tra Milano e Lazio, ma la Lazio è arrivata seconda l'anno scorso. La Lazio è arrivata seconda, sicuramente tutti si aspettavano un inizio più arrembante della Lazio, stanno facendo un po' di fatica, anche perché hanno uno degli allenatori migliori in Italia, ma hanno tutto il possibile per potersi riprendere in questa stagione. Bene, la Lazio a livello di squadra è vero che è una squadra che gioca sempre, quasi sempre, con gli stessi interpreti da qualche anno, però dipende un po' troppo dalla giornata del singolo, cioè la volta in cui è ispirato Felipe Anderson ti risolve la partita Felipe Anderson, la volta mi è studiato Zaccagni, Immobile, Luis Alberto, no, non la vedi così o la vedi più in modo diverso? Se mi avessi parlato di un solo interprete ti avrei detto di sì, però abbiamo vari interpreti. Il gioco di Mister Sarri è molto collettivo e quindi si basa su più fattori, soprattutto il centrocampo è un fattore importante per lui, quindi possiamo dire che lavora sul collettivo. Io penso sia solo un periodo negativo che alla lunga possono riuscire fuori. Vedremo, speriamo non ce la facciano contro di noi, sicuramente è la cosa primaria che bisogna dire in questi casi. Intanto cambia un risultato in uno dei campi esteri che stiamo seguendo in questo lunedì di calcio, e inizia benissimo l'ottobre del Chelsea, perché se è vero che a settembre ha segnato solo un gol, a ottobre quel risultato è già arrivato, quindi primo obiettivo con la spunta verde. Primo obiettivo con la spunta verde, se ce l'ha fatta il Chelsea adesso tocca a noi. Esatto, adesso tocca a noi. Chelsea che è andato in vantaggio al 18esimo con il gol di Mudryk, il talento ucraino pagato fior fior di quattrini, che in queste ultime partite, soprattutto in queste ultime uscite, si sta rivelando uno dei giocatori più positivi della squadra, anche forse complice il fatto del non esagerato stato di forma dei giocatori. Noi siamo arrivati al momento più atteso, il momento di lasciare spazio a Vittorio Sanna. Cagliari che ha rischiato di prendere anche il terzo gol sull'errore di Nandez, e per fortuna stavolta è stato Radulovic a rimediare, anche grazie all'intervento di Dossena che è riuscito a disturbare Gonzalez senza fare fallo, e questo gli ha permesso di facilitare l'uscita del portiere, che si è ritrovato il pallone davanti dopo l'errore di Nandez che aveva consegnato praticamente l'assist a Gonzalez. Cagliari che è in posta, e Cagliari che ha avuto con Sciomulo dopo la palla per ancora una volta andare in gol, ma se non segniamo è difficile poi pensare di poter giocare la partita. Qui palla che è passata dritta con arbitro che va a vedere non so che cosa, mentre in precedenza l'errore da parte di Nandez con Vietesca forse e non Dossena, che è andato a disturbarlo senza fare fallo, e lì è stato bravo Radunovic ad approfittare della caduta di Gonzalez e di recuperare il pallone che era rimasto tra le gambe dell'avversario. La rimessa con le mani di Parisi quando siamo allo scoccare del 34esimo minuto, Duncan che dà l'indietro, è una Fiorentina tutt'altro che precisa, perché il Cagliari le occasioni per segnare le ha avute, una Nandez e una Sciomulo, ma purtroppo mentre loro segnano o addirittura segniamo noi al posto loro, noi gol non riusciamo proprio a farli. Ancora il pallone giocato da Parisi, data l'indietro per Duncan che imposta, cambia gioco verso destra per Cagliodè che indietreggia, va a cercare ancora Martinez quarta, anzi Milenkovic che ritorna ancora indietro su Terracciano che apre verso sinistra, ancora un pallone che mette in difficoltà Arthur, pressato in questo caso da Nandez, pallone che Arthur riesce a gestire, Nandez lo bracca ancora, cambio gioco verso destra dove la Fiorentina si può distendere, ancora col passaggio verso Martinez che poi cerca il centravanti di ruolo, e cioè Beltran che protegge molto bene il pallone, da dentro ancora per l'inserimento tentato a Bonaventura, l'uscita di Radunovic che cattura il pallone. Tutto questo quando scocca il 35esimo minuto, Bonaventura che chiedeva a Beltran di allargare il gioco invece di cercare immediatamente la verticalizzazione. Augello, la palla all'indietro per Vietesca all'indietro ancora in direzione, anzi stava di Arcidiacos, per Radunovic, viene a raccogliere il pallone Makumbu, Radunovic non gli dà il pallone, preferisce tenerlo per il rinvio lungo quando siamo ormai al 36esimo, ancora non sa cosa fare, poi ritorna Makumbu e lo serve, ecco Makumbu in posto palla, finge di accelerare,
poi si ferma, riparte ancora palla al piede, scarica sulla sinistra per Alcidiakos, Alcidiakos che poi ritorna su Radunovic. Tutto questo lo siamo al 36esimo minuto. Radunovic a destra per Vietesca, Vietesca che ha la destra a Zappa, ma è costretto a ritornare ancora sul portiere, linee di passaggio che sono tutte chiuse, e quindi Radunovic che si prepara al lancio lungo, ecco che lo batte in questo momento il pallone cercando una delle due punte, la palla arriva a Shomulodov, attenzione che rende a Petagna all'interno dell'area, c'è la chiusura da parte di Cagliodè che allontana, insiste il Cagliari, il colpo di testa di Zappa Fernandez, il pallone che ritorna ancora a Zappa che cerca un varco, non lo trova perché Parisi gli toglie il pallone, lo sradica letteralmente da Zappa e si può distendere nuovamente la Fiorentina. Bonaventura pressato in questo caso da Makumbu, pallone all'indietro per Cagliodè, Cagliodè ancora nel settore di destra, gli viene reso il pallone sul pressing di Makumbu, Cagliodè ritorna su Terracciano tutt'altro che sicuro, ma stavolta lo scarico su Parisi ed è facile il disimpegno. 36 minuti, 30 secondi, 2-0 della Fiorentina sul Cagliari, dobbiamo dire ha fatto tutto il Cagliari per l'attacco della Fiorentina, non ha fatto niente il Cagliari per l'attacco del Cagliari stesso, perché le occasioni forse più nitide le ha avute la squadra rossoblù, ma non le ha sapute concretizzare, mentre le due sporche della Fiorentina le abbiamo concretizzate noi con degli errori che purtroppo stiamo pagando cari. A voi. Pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari. Puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda. Sono in dettaglio. Tagli che ci rendono unici. Histi Mentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histi Mentos, faina de Sardigna. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955. Genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta agli studi della Corte del Sole, questo è a suon di gol per seguire Fiorentina e Cagliari che si stanno dando battaglia allo Stadio Franchi di Firenze. Risultato parziale purtroppo vede la Fiorentina in vantaggio per 2-0, maturato fino a questo momento. Siamo ancora nella prima metà di gara, una partita che il Cagliari sta cercando di rimettere in piedi, negli ultimi minuti ci sta provando con un po' più di impeto, Andrea, possiamo dirlo? Sì, ci stiamo provando, il ritmo è un po' calato, quindi riusciamo un po' a gestire la palla, riusciamo un po' a contrastarli meglio. Per il momento ancora un po' meglio la Fiorentina, come ha detto Vittorio, abbiamo fatto tutto noi. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le poche occasioni che ci sono capitate e non siamo stati abbastanza cattivi da sfruttarle. Sì, è proprio così, è un Cagliari che è stato pasticcione in difesa, se vogliamo usare un termine fin troppo dolce, visti i primi minuti, mentre quando si è ritrovato in attacco è stato proprio inefficace. L'occasione di Nandez era davvero una ghiotta opportunità per mettere subito in piedi la partita, era ancora sull'1-0 e doveva essere sfruttata meglio, ma c'è ancora tanto tempo per affrontare, per trovarne altre occasioni e soprattutto per sfruttarle meglio nel corso della partita. Noi intanto vi diamo un'altra news dai campi internazionali, e il Chelsea addirittura ha fatto il 200% di risultato migliore rispetto a settembre, perché ha fatto 2 gol, 2-0 del Chelsea fino a questo momento. Siamo neanche al 30esimo, il Fulham
sembrerebbe pronto a difendersi con le unghie e con i denti. Il secondo gol è arrivato dai piedi di Broja, quindi al 18esimo-19esimo, in due minuti hanno risollevato tutto quanto. La Spalma Saltavico invece avevamo promesso gol ed è ancora 0-0. Invece Fiorentina e Cagliari continuano a battagliare, qualche secondo di pausa, qualche minuto or sono per un intervento per dare anche cure mediche a un giocatore viola, se non sbaglio, visto bene, che non è riuscito, che comunque si trovava a terra. Abbiamo potuto poi apprezzare, per modo di dire, l'azione del secondo gol della Fiorentina con Nico Gonzalez che mette in azione Caiodé con un no look. Davvero Nico Gonzalez dentro la partita oggi. Esattamente, apprezzabile il no look di Nico Gonzalez per mandare il compagno 1-2 sul fondo, poi mette quella palla forte e tesa. Non è facile per i difensori intercettare quella palla e non riuscire a farsi gol da soli. Certo è apprezzabile il lavoro di mister italiano, che ormai è al terzo anno di lavoro a Firenze, un percorso già lungo, già ricco di soddisfazioni anche in Europa. Speriamo oggi di dargli invece un dispiacere nel suo percorso alla guida della Fiorentina. Una Fiorentina che sta vincendo questo match grazie alle disattenzioni iniziali della squadra rossoblu, una squadra rossoblu che ha provato in qualche frangente a rendersi pericolosa, due soprattutto all'occasione di Nandez e quella di Shomurodov, che si era giostrato bene il pallone non riuscendo poi a inquadrare lo specchio della rete. Una Cagliari che adesso aspetta anche un po' il primo tempo per rimodellare le idee. Certo che un gol segnato in questi ultimi minuti sarebbe davvero tanto per poi tornare con la grinta negli spogliatoi. Il momento ideale, sarebbe il momento ideale per accorciare le distanze, poter rientrare negli spogliatoi, riorganizzarsi, rimettere a posto le idee, un discorso emotivo del nostro mister e si riparte per il secondo tempo. Sì, bisogna metterci davvero impegno e bisogna cercare di rimettere in piedi una partita iniziata male ma che non deve per forza finire così. C'è ancora del tempo per riuscire a riprenderla. Intanto andiamo a vedere qualche altra statistica riguardante il Cagliari. Abbiamo degli ex delle squadre solamente nella Fiorentina, tu devi sapere, ed è un ex che non è proprio simpatica a Cagliari. Adesso vediamo se te lo ricordi. È un'ala destra d'attacco. Sinistra, piede destro, giocato spesso a piede invertito. Figlio del grande Andrea Sottil, che tanta carriera in Serie A. Figlio di Andrea Sottil, che poi abbiamo incontrato qualche settimana or sono con il suo Udinese. Si sbraccia quanto il padre, devo dire che lì ha mantenuto comunque i geni dello sbracciarsi. Il padre era bravo a sbracciarsi con gli attaccanti. E anche in panchina, dobbiamo dire, l'abbiamo commentato con Vitto durante la cronaca. Era veramente animato, mettiamola così. Stava facendo un po' di movimento, risveglio muscolare forse. La soffre la partita, dalla panchina non è facile. Sì, come la vivi tu la partita? Malissimo, dal giorno prima, malissimo. Addirittura, c'è tutta la preparazione, com'è la mente di un allenatore? Si pensa tanto, forse anche troppo, poi ti incasini con le idee. È quello, perché poi magari in settimana hai studiato un metodo, hai studiato un modo di fare e poi arrivi al giorno prima della partita che hai tutti quegli spunti, magari se facessi, no? Esatto, quando pensi troppo. Però io dico sempre, va bene la prima idea, che sicuramente è quella che hai preso con i primi input che ti ha dato la squadra, perché poi successivamente magari la cambi per tuo idealismo, potremmo fare questo, ma magari non avendo neanche provato poi vai a incasinare anche le sicurezze degli uomini in campo. Pensare troppo non aiuta, va bene la prima idea. Va bene la prima idea, bisogna farlo con emozione, bisogna andare a scegliere la formazione con emozione, capire come affrontare le partite. Oggi l'inizio non è stato proprio dei migliori, quello del Cagliari, per come messo in campo, ma non è stato neanche il proseguo con un 2-0 alla Fiorentina che dobbiamo dire nella seconda, l'ultima parte del primo tempo ha lasciato un po' la gamba al Cagliari. Il Cagliari sta facendo un po' di più. Sì, siamo cresciuti lungo il primo tempo, siamo cresciuti, il mister è ripassato alla difesa 3, quindi abbiamo Augello e Zappa sulle fasce che hanno un po' più di libertà, stiamo riuscendo a prendere campo, ci manca solo l'ultimo passaggio. Speriamo di trovarlo presto, speriamo riescano a trovarlo in tempo prima che finisca questa metà di gara lì a Firenze al stadio Franchi. Noi ci colleghiamo invece al telefono con il nostro Vittorio Sanna per raccontarci il recupero di questo Fiorentina Cagliari.
Sta benissimo, nel secondo tempo c'è stato un contatto all'esterno dell'area dove è andato giù Petagna, probabilmente c'erano le condizioni per il calcio di punizione. Di Bello non l'ha pensata allo stesso modo, non ha concesso il calcio di punizione. Tre minuti di recupero che stanno per iniziare col Cagliari che rimette in gioco all'indietro, il pallone viene calciato avanti ancora alla ricerca dei due più alti della squadra, e c'è Sciomuro dove Petagna, ancora una volta Zappa si fa prendere a schiaffoni da Duncan, vince nettamente il duello di forza Duncan, alla fine Zappa tocca il pallone e lo mette in fallo laterale. La rimessa in gioco è per la Fiorentina nel settore di sinistra, anche da questo punto di vista maggiore cattiveria non guasterebbe quando si va allo scontro fisico, invece andiamo un po' troppo leggerini quando si tratta di andare a fare il colpo a colpo. Pallone ancora giocato da Milenkovic, tiene il peso di palla a ridosso della propria area, dà l'indietro per Terracciano, Terracciano controlla, si prepara il passaggio, va dentro a cercare ancora una volta il movimento di Martinez quarta, si sposta a destra e poi dà in verticale per il disimpegno tentato dai Viola, con palla portata ancora all'indietro sul pressing portato da Alcidiakos. Attenzione perché ora si passa a destra, il retropassaggio di Brecalo, il pressing di Makumbu e ancora una volta il retropassaggio da parte di Parisi che va a cercare Terracciano. Terracciano a destra per Caiodé. Caiodé nuovamente verso Terracciano. Il pallone ritorna al portiere. 1:20 del tempo di recupero è andato via così. È pronto Parisi. Il lancio verso il centro. L'appoggio per Bonaventura. Lo scambio con il compagno si trattava di Martinez. E poi l'avanzare ancora di Parisi che scarica su Duncan. Possesso palla gestito dalla Fiorentina con Sciomuro che non riesce a togliere il pallone. Non riesce neanche De Iola. Il pallone rimbalza. Rimbalza su Martinez che lo tiene ancora. Passaggio per Arthur. Arthur verso sinistra dove si stacca e viene a ricevere il pallone Brecalo. Brecalo che si accentra, cerca ancora a destra il proprio compagno di squadra, palla dentro, attenzione per la conclusione tentata da Beltran, pallone ribattuto direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà per la Fiorentina quando siamo allo scoccare del 47esimo, ultimo minuto del primo tempo, un minuto di recupero quello si sta per andare a giocare. Rimessa con le mani in zona d'attacco per la squadra viola, forte del 2-0, ricordo, sull'errore di Radunovic e sull'autogol di Dossena, quindi tutto fatto dal Cagliari praticamente per la squadra viola. La rimessa con le mani, il pallone ancora su Brecalo, il colpo di testa per Beltran che tenta di voltarsi, il tacco che fornisce De Iola, De Iola per Shomurodov che tenta di liberarsi, porge il pallone a destra per il movimento di Petagna, si sovrappone Zappa, Petagna lo osserva, Zappa tenta di andare, riesce a vincere il duello ma poi un attimo perché poi la palla gli batte addosso e finisce direttamente sul fondo. 47 minuti e 45, c'è da mettere ordine nella testa dei giocatori del Cagliari, soprattutto nella testa perché l'abbiamo persa proprio per questioni di insicurezza. Questa partita la stiamo perdendo perché insicuri, lo abbiamo visto dai primi, anzi dai due gol della Fiorentina che come detto sono stati procurati esclusivamente da incertezza del Cagliari. 2-0 il primo tempo, c'è tutto il tempo per rimediare se si riesce a ritrovare un po' la quadratura e la consistenza della mentalità giusta, della serenità giusta che sembra essere veramente quella che è mancata proprio questa nella squadra che era anche forte del fatto che il gol è praticamente arrivato immediatamente, questo non ha favorito certo l'approccio della partita, una partita che in questo momento dobbiamo assolutamente recuperare. Sì, una partita che nel primo tempo non è andata assolutamente come si aspettava Ranieri, un Cagliari che esce sotto nel punteggio per 2-0, hai detto bene Vito, è stata soprattutto la concentrazione a mancare, perché poi se andiamo a vedere le statistiche sono, è vero che il possesso palla come sempre il Cagliari ha delle statistiche molto molto basse, ma anche il modo con cui affronta le partite, ma se poi si vanno a vedere i tiri totali 9-4 per la Fiorentina ma 3 in porta per il Cagliari, quindi comunque provarci un minimo, cioè, ci stiamo provando. Sì, ci stiamo provando ma non nel modo giusto, perché ripeto, Nandes quella palla doveva mandare a spaccare la rete, non appoggiarla così permettendo il recupero di Caiodé. Siamo molto molto molli molte volte nelle giocate, non abbiamo quella cattiveria che serve, cioè di fronte a una partita che stai perdendo per una incertezza di quel tipo, una volta che superi il portiere non puoi appoggiare cadendo il pallone, ma lo porto dentro la porta, non c'è nessuno peraltro, sei rimasto solo, invece si è lasciato quasi andare con un pallone che è stato toccato debole e che ha permesso il recupero di Caiodé. Lì la palla la devi infilare di botto, cioè non devi stare a pensare, cioè secondo me molti errori che facciamo in attacco sono peggiori talvolta di quelli che facciamo in difesa,
e purtroppo quelli che si pagano sono quelli in difesa. Quest'oggi, ripeto, l'incertezza di Radunovic, che probabilmente ha chiamato la palla ad Ossena, che si è abbassato in occasione del primo gol, e l'autogol dello stesso Ossena, che poi quando le cose non funzionano dentro l'area vai con ansia a prendere questi palloni e vai molte volte con la scarsa serenità che ti porta a colpire e a fare caracchini, come ha fatto Ossena in occasione dell'ennesimo cross proposto da Cagliodè. Anche perché poi dietro c'era Radunovic, quindi Ossena è andato proprio anche a anticipare il suo portiere, forse tracciato, forse anche condizionato dall'errore precedente. Ci scrive Dino Dall'Odi: Vitto, non ci siamo, tasso tecnico molto inferiore alla Fiorentina, non riesco a individuare il migliore dei nostri. Tu ce la fai? Io potrei dire Hernandez, se non fosse quel gol fallito, cioè comunque quello che va a portare il pressing, va a, ce l'ha sbagliato anche un pallone a ridosso dell'area, però è quello che si sta dannando l'anima per tentare di trovare delle soluzioni. Ma Kumbu è quasi scomparso nel centrocampo del Cagliari, De Jola insegue a vuoto quasi i diversi giocatori, Zappa sbaglia tantissimo, Augello non ne parliamo, insomma alla fine probabilmente devo pescare in Hernandez, il giocatore che ha fatto meglio, forse addirittura in Vietesca, che si è preso anche il carico di impostare talvolta al posto di centrocampisti, anche se poi impostare è una parola importante che non utilizzerei per il Cagliari, che sta filando terribilmente al lancio lungo. Questo è un altro segno di insicurezza: quando non giochi la palla e ti affidi al lancio lungo è segno che hai parecchia tensione e che non vuoi più rischiare, perché già ai primi rischi hai preso due gol. Ci scrive Andrea da Padova: alcuni giocatori li ha scelti Ranieri, altri sono scarti da altre squadre. Nel mercato di gennaio cosa succederà? Dovremmo piazzare giocatori che non vuole nessuno per prendere giocatori che non vuole più nessuno, ed è ora che Radunovic riposi. È intelligente, lo capisce. Cosa ne pensi? Guarda, io che pensare a gennaio adesso mi sembra un po' fuori luogo, anche perché se continuiamo così da qui a gennaio rimedia ben poco. Sì, devi rimediare adesso, ecco perché trovo fuori luogo e trovo controproducente. Lo abbiamo visto anche oggi, le polemiche gratuite, perché siamo una squadra ancora debole dal punto di vista mentale, non siamo una squadra che vive di certezze, quindi se tu metti in discussione dei giocatori che sono è come se tu è la pasta che stai lavorando, non puoi pensare che sia una statua già fatta. E noi abbiamo purtroppo questo problema, quello che dobbiamo dare il tempo e dobbiamo avere la pazienza e dare fiducia, perché per poter far crescere qualcuno il tono emotivo devi mantenerlo sempre positivo. Se il tono emotivo diventa negativo, quei giocatori che devono fare i sacrifici per crescere e che devono avere sicurezza, devono avere autostima, che devono avere motivazione, rischiano di smarrirsi. Ho fatto l'esempio con qualcuno in questi giorni scorsi e ho ricordato ciò che era capitato con Zeman, che noi con Zeman, che faceva una cosa difensiva disastrosa, avevamo portato due portieri, uno era Cragno e uno era Colombi. Dopo il girone d'andata erano bruciati tutti e due, perché era stato messo in discussione l'uno, lo avevi tolto, avevi messo l'altro che aveva fatto peggio del secondo. Quindi se il problema è un problema di squadra, tu non puoi cominciare a dittare questo e quest'altro, perché stai addirittura distruggendo quelli che sono giocatori che teoricamente dovresti plasmare, e per plasmarli c'è bisogno di tempo. È proprio così, è proprio così. Noi ci fermiamo un attimino per quanto riguarda la pubblicità, ma poi torniamo per commentare questo primo tempo tra Fiorentina e Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda. Le carezze del maestrale.
il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico, e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Fiorentina 2, Cagliari 0, questo è il punteggio alla fine dei primi 45 minuti di gara. Speriamo che nel corso del secondo tempo si possa trovare, ci potremo trovare a commentare una partita diametralmente opposta. A questo punto, Vito, la domanda è classica ma di rito, ma la dobbiamo fare. Chi pensi possano essere i cambi che in questo secondo tempo diano un non so che in più a questo Cagliari per recuperare la partita? Guarda, trovo quasi difficile. Io a questo punto veramente tenterei di mettere un uomo d'ordine al centrocampo, e quindi se Prati è in grado di giocare potrebbe essere lui. Metterei un po' più di brio in attacco, quindi se Luvumbo è in grado di giocare metterei lui. Metterei Pavoletti probabilmente, cioè nel senso che ho visto una squadra che in questo momento è molto molto demotivata, quindi devi metterci dentro anche giocatori capaci caratterialmente di darti uno scossone. Pavoletti è certamente uno di questi che ti può dare una spinta in questo senso, e un altro che potrebbe ravvivarti la partita, se non è disponibile il Luvumbo, potrebbe essere lo stesso Listanio. Ma stiamo parlando comunque di palliativi. Il Cagliari ha bisogno di serenità, e questa serenità in questo momento non ce l'ha, è un dato di fatto. Bisogna capire un po' come riuscire a scuoterlo. Se Ranieri riuscirà adesso in questo frangente a ottenere la scossa che serve, e se riuscirà ad assestare la squadra tanto a poter trovare delle soluzioni che possano riaprire la partita, perché se riapre la partita tutto è possibile. Insisto nel dire che se il Cagliari ha subito due gol, li ha subiti per suoi errori, non per grandi meriti della Fiorentina, che addirittura ha concluso molto spesso sbagliando quanto il Cagliari. Quindi due squadre che si pareggiano a questo punto di vista, ma che hanno nella capacità di non sbagliare la differenza, cioè il Cagliari si è fatto male da solo. Eh sì, è proprio così. In questo primo tempo, Andrea, tu hai dei cambi in mente più di altri, mettiamola così, perché alla fine le scelte sono quelle. Io ti direi Luvumbo, però noi in settimana non c'eravamo, quindi non sappiamo né le condizioni del giocatore né come si è potuto allenare. Di certo bisogna ricordare che non è uscito bene dall'ultima partita, quindi magari ha qualche problemino. Chi invece chiede Prati, sono tanti obiettivamente tra i tifosi del Cagliari, ce lo scrive anche Luigi: col ci manca l'entusiasmo che ci possono dare i giovani. Italiano non ci pensa due volte a mettere un ragazzino 19enne, ma anche noi ne abbiamo uno dall'altra parte. Luvumbo non ha tanti anni in più poi degli altri, così come anche altri componenti della squadra, Tacquero e Stanio. La squadra giovane, lo spazio dei giovani, Vitto, sta venendo dato in questo progetto con Ranieri. Manca un po' quell'entusiasmo, perché poi, come ripetiamo spesso, le carte da giocare a livello di squadre che lottano per la salvezza le possiamo avere, le abbiamo. Sì, ma senza dubbio, però bisogna capire veramente come farla quadrare questa squadra. Sì, a questo punto io in qualche mossa tenterei, anche perché poi dimuziamo la squadra di chi vede sempre quelli che sono assenti più forti. Quindi facciamo giocare Prati, vediamo cosa succede. Nel secondo tempo ormai ripartendo al 2-0 lo puoi fare. Facciamo giocare Oristanio, vediamo cosa succede. Anche se poi Oristanio l'abbiamo visto anche in altre partite, ha fatto molto bene quando è entrato nelle ultime due, ma l'avevamo visto scomparire fin dall'inizio nella gara contro l'Inter. Quindi abbiamo dei pro e dei contro in tutti i giocatori che citiamo. Prati è quello che per adesso è immacolato, cioè non ha fatto degli errori, ha giocato una sola partita, ha giocato bene quella partita, e potrebbe essere il giocatore che in questo momento, avendolo vergine, potresti mettere in mezzo al campo, sperando che anche lui non venga deflorato da qualche errore, perché poi se capita questo sono guai, perché a quel punto a chi ti appelli nella speranza di far giocare il plotone di chi è in panchina? Perché poi, ripeto, quelli che in questo momento chiamano i giocatori che non ci sono è perché sperano, o meglio, nella fantasia non c'è una controprova che chi non sta giocando possa giocare peggio o meglio di quelli che sono in campo. È proprio così, è d'accordo con te Riccardo da Bologna. Riccardo che ci scrive, è un nostro ascoltatore, ci scrive: ha ragione Vittorio, cambiare ora porterebbe solo a bruciare i giocatori, bisogna trovare la quadra con i giocatori che ci sono, manca la serenità dal portiere alla difesa all'attacco, non possono essere diventati improvvisamente tutti scarsi. Ha ragione Andrea.
Andrea? Indubbiamente, indubbiamente. Ha ragione, perché poi questi sono diventati improvvisamente tutti bravi l'anno scorso. Cioè, ricorda a tutti, cioè, siccome c'è stata la controprova che non erano scarsi quando erano scarsi, ma sono riusciti poi ad avere una promozione, abbiamo anche la controprova del fatto che il loro essere più bravi o meno dipende da uno stato mentale, dalla serenità, e quella serenità che siamo riusciti a trasmettere l'anno scorso, che eravamo in B e si vinceva, in questo momento non gliela stiamo trasmettendo. Quindi in qualche modo, quando Ranieri si appella all'ambiente, si appella anche a questi elementi, perché comunque sia sa di avere a che fare con dei giocatori fragili che possono avere un rendimento da Serie B male, come lo erano l'anno scorso prima del suo arrivo, o da Serie B bene, ma da far crescere per essere Serie A, e non lo sono ancora Serie A. Per poter essere Serie A devono giocare in Serie A, devono fare esperienze in Serie A, devono poter sbagliare in Serie A, perché se tu non puoi sbagliare diventa complicato diventare un giocatore di Serie A. Se non puoi sbagliare, non puoi rimediare i tuoi errori, perché questo è lo sport, quello di poter sbagliare e di poter recuperare. Noi ci comportiamo con i nostri giocatori come se fossero i giocatori del Manchester United, quelli del Chelsea, quelli del Manchester City e via dicendo. Cioè, da loro non tolleriamo il minimo errore e la minima sbavatura, dimenticandoci la differenza di valore che esiste tra i giocatori che fanno parte dell'organico del Cagliari e quelli che fanno parte dell'organico del Manchester City. Giusto, giusto, come ha detto Vittorio, la componente mentale è molto importante. Purtroppo stiamo pagando un po' di poca serenità. Serve dare serenità ai ragazzi, poterli far esprimere, farli giocare come sanno giocare, riuscire a essere più squadra, perché anche oggi in certi tratti eravamo un po' disuniti. In questo modo la Fiorentina è riuscita più agilmente a metterci sotto. Speriamo che in questo primo tempo Ranieri sia riuscito con l'impastatrice a rimettere tutto insieme i pezzi del Cagliari, che nel corso invece della prima metà hanno subito l'offensiva della Fiorentina con uno svantaggio di due reti maturato al termine dei 45 minuti. Vito, stanno tornando in campo le squadre, siamo quasi pronti per questo secondo tempo. Io adesso ho voglia di vedere questo secondo tempo, anche perché dobbiamo cercare una reazione di questa squadra, dobbiamo appigliarci al campo, è l'unica cosa che possiamo fare. Guarda, io spero che non sia infortunato Luvumbo, cioè che non sia stato portato giusto per tenerlo in panchina, perché non volevo dichiarare che non è in grado di giocare, perché se fosse così è l'unico giocatore in questo momento che può trasmettere fiducia anche alla squadra. Mentre ti dico che Prati e Oristanio a flor di popolo stanno per entrare in campo, quindi entreranno entrambi i due giovanotti e avremo la controprova, insomma, anche della loro bontà. Diciamo che, essendo, come abbiamo detto prima, illibati, loro possono ancora sperare in questo. Luvumbo c'è a bordo campo, si sta giocherellando con gli altri. Ho il sospetto che Ranieri lo metterà in campo solamente se necessario, cioè se magari riusciamo ad accorciare le distanze, se riusciamo a riaprire la partita, perché comunque sia, dopo essere stato lui il goleador, è uno che trasmette fiducia anche alla squadra, cioè a cui ti affidi per riuscire ad andare avanti. Non vi dico che faccia ha nel tunnel Radunovic, sbuffa, si vede che è teso, è contratto, e probabilmente non è stato aiutato a trovare la serenità maggiore. E da questo punto di vista devo dire che Ranieri probabilmente ha valutato l'ipotesi di poterlo avvicendare in un altro momento, ma quell'errore in avvio di partita lo ha definitivamente, secondo me, tramortito, perché in questo momento è un giocatore che ha i fantasmi in testa, sa benissimo che stavolta rischia realmente di non poter neanche essere aspettato, e quindi probabilmente dovrà cedere il passo a Scuffetti in una bocciatura che è pericolosissima, perché il portiere è un uomo solo, che ha bisogno di un equilibrio individuale straordinario, e forse quando deve tirare un po' il fiato è preferibile che lo faccia, ma non avendo il peso del peccato, senza avere il peso del peccato. Invece lui rischia di essere escluso con il peso del peccato. Sì, è davvero, si morde il labbro, è molto teso anche nei movimenti e negli sguardi Radunovic, che deve cercare di vedere questo secondo tempo come un'opportunità di rifarsi dopo il brutto errore in avvio. Vito, ci salutiamo, ci sentiamo tra pochissimo. A tra poco, speriamo che i prati siano verdi e che noi possiamo cancellare il viola. Dai, è il momento di andare a tentare di riprendere questa partita con i nuovi innesti, con Prati, con Oristanio. Chi pensi uscirà, Andrea, a questo punto dalla formazione? Un centrocampista centrale potrebbe essere De Jola,
che non è stato molto incisivo, e uno dei due da attacco. Sicuramente sì, cambia qualcosa come caratteristiche tecniche. Non lo vedi invece un Oristano giocare per, diciamo così, servire anche il duo d'attacco per cercare di imbastirlo in qualche maniera un po' diversa, no? Non so, complicato, se, complicato, sì. Troppo peso offensivo, ci può stare effettivamente. Vedremo poi come ha scelto Ranieri, chi ha scelto di risparmiare. Forse tra i due Petagna, che è stato quello un po' in ombra, che ha giocato anche tutta la partita scorsa, quindi magari per farlo riposare è possibile che abbia fatto qualche secondo, anzi qualche minuto di pausa. Ve lo diremo tra pochissimo. Intanto si sono giocate anche due partite oggi alle 18:30, ha giocato Sassuolo contro il Monza e il Torino contro l'Hellas di Verona. Sassuolo Monza terminata per 0-1, quindi sconfitta del Sassuolo dopo le vittorie con Juventus e Inter. La rete di Colombo per il Monza, Colombo che era stato anche vicino al Cagliari, mentre Torino Verona rete inviolate 0-0. I due cambi, Andrea? I due cambi, come preventivato esce De Jola, che era un po' appannato, ha sbagliato qualcosa sul livello tecnico, ma ha pagato come tutti che non hanno fatto bene lì in mezzo. Come punte ha scelto Shomurodov, ha fatto uscire Shomurodov, anche se è riuscito a creare qualcosa in più. Sicuramente confida molto sulle caratteristiche fisiche di Petagna. E poi anche nella scorso match abbiamo visto comunque una certa intesa tra Oristani e Petagna, che hanno giocato, se non sbaglio, uno scorcio di partite insieme. Vedremo oggi se riusciranno poi effettivamente intendersi, perché poi Oristanio delle buone cose le ha fatte vedere nel corso delle vecchie partite, anche a livello di posizionamento, per poi andare a concludere. Andrea è un giocatore che la cerca molto la porta. Esattamente, può usufruire delle sponde di Petagna, sicuramente gli creerà spazi e lui lì può andarci a nozze. Dobbiamo cercare di trovare queste sinergie, queste intuizioni e queste geometrie nel corso del secondo tempo, anche che ho visto che un geometra l'abbiamo messo, forse il giocatore con più qualità nei piedi che abbiamo a centrocampo, anche perché Makumbu non lo tenta spesso il lancio, la verticalizzazione. Un giocatore che è vero che ha delle ottime tecniche a livello di dribbling, ma spesso non si appoggia in avanti. Non è da tutti i centrocampisti, c'è da dire questo, non tutti i centrocampisti sono abili a cercare la palla in verticale. Sicuramente Makumbu ha delle grandi doti, ma non andiamo a ricercarlo su quello. No, non andiamo a cercare la sua componente più offensiva. È stato soprattutto utile in queste giornate per quanto riguarda la fase di contenimento e possesso. Un Cagliari che sembra essere sceso con un altro piglio fuori dagli spogliatoi qualche minuto fa. Una conclusione di testa di Dossena su calcio d'angolo interessante, Andrea. Interessante, sì, si è inserito bene, buon terzo tempo, è riuscito a staccare bene. Purtroppo l'impatto con la palla non è stato proficuo. È un giocatore, Dossena, che anch'esso deve rifarsi dopo l'errore nel primo tempo che ha concesso il gol, il secondo gol alla Fiorentina. Speriamo possa farlo, anche perché il gol gli manca, però è un giocatore che spesso va col piede di testa sui calci d'angolo di Dossena. Forse è proprio il fatto di realizzare quello che manca, perché l'abbiamo visto fare in mille modi. Esattamente, ce l'ha già dimostrato in varie occasioni, sia in fase offensiva che difensiva. È abilissimo sui colpi di testa e questa può essere anche un'arma in più poi in futuro, quando vorrei giocare con un attacco un po' più leggero, come abbiamo visto magari nella prima giornata quando sono avvicendati Luvumbo e Oristanio. È un'altra opzione in più che puoi avere, speriamo di poterla cogliere presto, quella di usare Dossena anche come nostro ariete quando ci sono delle palle inattive. Noi invece siamo pronti a lanciarci, non importa, ma in collegamento al Franchi con Vittorio Sanna. E la Fiorentina che imposta con il recupero di Dossena, che già subisce stavolta il fallo, c'è il calcio di punizione per la squadra rossoblu, già battuto dallo stesso Dossena in favore di Prati che allarga verso destra, pallone poi servito nella zona di Zappa che tenta il lancio lungo nel settore destro, va a cercare lo scatto in questo caso di Nandez, la palla è ribattuta, recupera Oristanio, tenta l'accelerazione, porta il pallone, ancora Oristanio cambia direzione, si ferma, dà l'indietro ancora per il controllo
fallo di Nandez, la palla per Makumbu, molto bene Makumbu, la palla all'indietro per Prati, Prati che cerca un varco, non lo trova, ritorna all'indietro e ancora Nandez che dà all'indietro col pallone che però può essere ancora riproposto da Vietesca, e Prati che lo allunga a destra col passaggio tentato verso Zappa, pallone ribattuto fuori, l'ultimo tocco è poi di Zappa che va in modo indecente a cercare il pallone perché va con i piedi dritti, pari, ed è il modo giusto in cui ti fanno rimbalzare il pallone addosso senza tentare di andare su un piede per cercare di recuperare la palla. Veramente incredibile anche queste piccole cose che sono, lo saprà Andrea dal settore giovanile, come andare ad attaccare l'avversario. Pallone ancora portato dal Cagliari dopo la rimessa con le mani, stavolta lontana in modo veemente, ma non direttamente in faro laterale, Martinez quarta, insiste il Cagliari con Vietesca che tenta di partire, vince una serie rimpalli, tenta di dare all'indietro per Oristanio, palla ribattuta mandata ancora in falo laterale, altra rimessa con le mani in favore del Cagliari con nel settore destro il pallone che viene servito a Makumbu, Makumbu che cerca di liberarsi, non vi riesce, anche i rimpalli ci sono sfavorevoli, sul rinvio la palla batte su Makumbu e finisce in falo laterale. 49 minuti 45 secondi nel corso del secondo tempo, la rimessa con le mani in favore della squadra viola nel settore di sinistra, se ne incarica, riceve Arthur nel duello con Prati, Arthur protegge il pallone, riesce a dare all'indietro per Terracciano che apre poi sulla destra per Caiodé, Caiodé che può avanzare, lo aspetta stavolta Makumbu, il pallone centrale reso ancora a Caiodé che si riporta verso il centro, retropassaggio a cercare l'uomo più arretrato, in questo caso è Milenkovic che poi apre il gioco sulla sinistra dove c'è larghissimo Martinez quarta, da questi ancora in verticale, il pallone è toccato lateralmente, c'è il pressing di Zappa che non produce benefici ma comunque costringe a tornare su Terracciano, Terracciano a destra nuovamente su Caiodé, pressato da Makumbu, ritorna ancora sul proprio portiere, attaccato da Oristanio, rilancia ancora il portiere della Fiorentina, Martinez che Gonzalez che tocca, la palla arriva a Augello, il tacco molto bello di Makumbu, poi la palla servita verso Oristanio, prolungata da Nandez con Petagna che parte sempre due giorni dopo, anche stavolta prima di capire che quel pallone poteva essere sfruttato, ha dovuto aspettare il tentativo di Nandez, sempre è ancora molto molto appesantito Petagna, non credo, io non voglio pensare che sia questa la forma migliore di Petagna, pallone ancora avanti con Radunovic che raccoglie all'ingresso in area, protetto da Dossena, i due giocatori protagonisti purtroppo del 2-0 che permette alla Fiorentina di condurre in questo momento e al Cagliari di impone di inseguire il risultato. A voi. Eh sì, e quindi un Cagliari che deve continuare a inseguire questa Fiorentina che si sta facendo largo nello scontro calisalingo per 2-0, entrambe le reti arrivate nel corso del primo tempo, ma un Cagliari che in questo secondo tempo ha cambiato qualcosa, ha messo dentro Oristanio e Prati e vedremo se poi effettivamente le scelte di Ranieri pagheranno nel corso di questa seconda metà. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, andiamo in pubblicità, ma poi torniamo a contentare questo Fiorentina Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Ora scende in campo Cifadda. La squadra è favorita per esperienza e professionalità. Per bricolage, arredo, giardino e tanto altro. Siamo imbattibili. Vai su cifadda.com. Io le carote le uso tutti i giorni in cucina. Certo, anch'io. Sono perfette per le mie ricette. Crude o cotte, condite con un filo d'olio, nelle insalate o come contorno ai miei piatti preferiti. Ma non tutte le carote sono uguali. Io scelgo solo quelle della cooperativa Produttori Arborea. Certo, sono coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. E le troviamo sempre fresche tutto l'anno. Cooperativa Produttori Arborea, dal 1955, genuini come la nostra terra. Campagna finanziata con l'aiuto dell'Unione Europea, annualità 2022. Sono i dettagli che ci rendono unici. Esti Mentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Esti Mentos, faina de Sardigna.
Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta dagli studi della Corte del Sole, Radio Super Sound, questo è a suon di gol. Vi ricordo che per interagire con noi potete mandarci un WhatsApp al 340-5186-036. Gireremo le vostre domande ad Andrea o in generale ne discuteremo durante il corso della cronaca, durante il corso del programma che vede il Cagliari purtroppo in svantaggio oggi 2-0 sul campo della Fiorentina. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, noi stiamo seguendo anche delle altre partite dal punto di vista internazionale, primi tempi in Premier League e La Liga con il Chelsea in vantaggio ancora per 2-0, mentre Las Palmas e Celta Vigo si contendono ancora la posta per 0-0, aveva segnato il Celta Vigo in precedenza ma c'è stato l'intervento del VAR con un fallo ad annullare tutti quanti i appunto il vantaggio della squadra in trasferta. Un Cagliari che nel corso di questa seconda metà è più ordinato, possiamo dire così, ma che effettivamente non ha ancora dimostrato quella grinta che ci si aspettava, Andrea. Sì, come hai detto tu, non siamo ancora abbastanza grintosi, però nonostante sia appena all'inizio del secondo tempo le squadre sono già lunghe e questo è un fattore che ci può aiutare, perché comunque una squadra molto tecnica come la Fiorentina fa più fatica se il campo si allunga. Sì, è vero, effettivamente così. Poi abbiamo visto in precedenza l'occasione di Nandez, è nata proprio da un campo largo dei difensori viola che con un retropassaggio scellerato hanno messo in moto l'uruguaiano, quindi affrontarli su questi termini forse può essere anche meglio, anche per superare più velocemente le linee, giusto? Esattamente. Quando le linee si allargano e si allungano, sicuramente hai più possibilità di offendere. Cagliari che ha provato ad andare alla conclusione pericolosa, non c'è riuscito per la pericolosità, c'è riuscito per la conclusione Oristanio che ha stoppato bene in area il suo destro, però è stato deviato da un difensore della Viola, la palla ha rimbalzato e ha perso un po' la potenza, Terracino addirittura stava rischiando di perdere il posizionamento del corpo, ma poi purtroppo possiamo dire è arrivato purtroppo sul pallone. bravo Oristanio, ci stava a provarla, era al limite, se l'è messa meglio, ha cercato la conclusione, purtroppo non è stato fregato il portiere. Bisogna tentarlo, però se non tenti non riesci a fregarlo. Esattamente, ci vuole il coraggio per provarla, ha fatto bene. Sì, il Cagliari che come detto deve tentarlo in modo scellerato contro una Fiorentina che ha prodotto, è vero, nel corso del primo tempo, ma che le occasioni ghiotte le ha avute solo per errori cagliaritani, mentre un Cagliari che sta creando con continuità, con geometria e anche con intesa tra i vari reparti, ma non sta riuscendo a trovare quell'appiglio finale. Però almeno dal punto di vista tecnico di concentrazione sembrano che i ragazzi siano tornati in partita. Esattamente, siamo rientrati meglio, riusciamo a combinare meglio, usciamo bene su una fascia, poi andiamo a cercare il lato debole, questo è calcio, bello vederlo da parte nostra. Sì, esattamente così, bisogna continuare su questo canovaccio, bisogna continuare a far pressione alla Fiorentina con le armi che conosciamo meglio, perché poi affidandoti alle tue doti, a quello che riesci a fare in misura migliore, devi andare a colpire una formazione che ha tante sicurezze, tante anche modalità camaleontiche di interpretare la partita. Un Cagliari che attacca a sprazzi, però aspetta molto l'errore dell'altra squadra, il possesso proprio non gli piace Ranieri. Purtroppo non è nelle nostre caratteristiche, però ci si accontenta, ognuno ha le sue caratteristiche, il bello del calcio è questo, che si può giocare in ogni modo, cioè nel senso tanto spesso ci sono squadre che è vero non dominano la partita ma poi le vincono tutte. Esattamente, l'importante è avere un'idea di gioco, poi come si sviluppa è un altro discorso, ci sono tanti allenatori che preferiscono non averla la palla ma sono bravissimi a difendere. Ci sta anche per una questione di minore possibilità di sbagliare magari nell'intelligenza, nel tocco tecnico, nel suggerimento tecnico. Indubbiamente sono scelte che si fanno in base al gruppo squadra che uno ha. Quelle sono, ogni allenatore ha le sue idee,
che però vanno basate sui giocatori che ha a disposizione. Intanto qualche minuto or sono, un fallo un po', diciamo così, generoso concesso a Nico Gonzalez, fischiato ai danni di Augello. Augello che tra l'altro ha avuto anche la peggio, perché come si è girato abbiamo potuto ammirare una ferita a livello vicino al labbro, e quindi un sanguinamento da parte del giocatore del Cagliari. Non dovrebbe uscire teoricamente, teoricamente sì, dovrebbe andare a bordo campo ed essere medicato, perché solo in faccia, giusto? Solo quando il sangue è nella testa dovrebbe essere così. Nella testa si esce sempre, perché è pericoloso un colpo in testa. Ok, mentre in faccia comunque è una lesione minore? No, in questo caso è perché aveva il sangue, quindi per regolamento quando un giocatore sanguina deve uscire. Ecco, quindi vedremo un po' se poi, anzi abbiamo visto che non è stato così la decisione dell'arbitro Di Bello, e quindi rimane guerriero dentro il campo Augello, rimane spartano con il sangue che gli cola. Speriamo metta paura alla fascia destra della Viola, che fino a questo momento ha concesso dalla parte di Augello, perché l'abbiamo visto più volte andare al cross il giocatore ex. Come sono bravi a offendere su quella fascia, sono meno bravi a difendere, quindi speriamo che i nostri riescano ad essere belli decisi su quella fascia e riuscire a creare qualcosa di impegnativo. Perché poi la Fiorentina attacca molto con delle geometrie che cercano il riferimento centrale per poi riandare sull'esterno saltando il diretto marcatore, anche con una palla alta, l'abbiamo visto fare più volte nel corso del primo tempo, e sta subendo per esattamente le stesse caratteristiche. Quindi forse anche l'impostazione camaleontica che dà in ogni partita Ranieri alla sua squadra oggi potrebbe dare i suoi frutti. Potrebbe dare i suoi frutti. Il fatto di non avere punti di riferimento, di cambiare spesso modulo di interpreti, non ci rende prevedibili. Allora, ci scrive Francesco, il nostro amico Francesco Azzei: grandi ragazzi, bellissima coppia quella di oggi, un piacere ascoltarvi. Se il Cagliari prende il vostro ritmo possiamo farcela. Gli Andreas Online addirittura ci definisce. Grande, salutiamo Fra, grandissimo Francesco, che è stato con noi anche nell'ultima purtroppo disavventura cagliaritana contro il Milan. Ma un Cagliari che oggi può ancora rimettere la testa alta. È vero che è sotto 2-0, è vero che soffre quando la Fiorentina trova le sue sicurezze, le sue geometrie, ma è un Cagliari che poi ha anche nel suo atteggiamento nel secondo tempo cambiato diametralmente rispetto al primo. Esattamente. Per fortuna siamo riusciti a rimetterci in gara. Ci serve solo uno spunto, ci serve solo un'occasione per poter riaprire la gara. E serve anche dalle palline attive, possono essere delle opportunità, qualsiasi occasione poi si possa presentare può essere determinante poi ai fini del risultato. Dico palline attive perché di occasioni come quelle che ci ha concesso nel primo tempo non penso che la Viola ce ne possa concedere altre, visto come anche organizzata in fase difensiva. Nel primo tempo si concedeva spazi più ampi, adesso ogni volta che perde palla si rintana dietro la tre quarti. Sicuramente hanno un po' di calo fisico e quindi stanno un po' retrocedendo e stanno un po' più compatti bassi. Ci sta perché siamo a metà della ripresa e le energie incominciano a calare e si tende a pensare al risultato. Vedremo un po' come si evolverà in questa partita, vedremo un po' anche le scelte dalla panchina dei due allenatori. Italiano, ricordiamo che non ha ancora effettuato nessuna sostituzione, mentre Ranieri ne ha approfittato per farne due nel corso del primo tempo, non usano neanche uno slot, e quindi probabilmente nel corso di questa seconda metà farà un cambio a testa per quanto riguarda il Cagliari. Qualche istante fa si stava accendendo Ristagno, davvero una grande azione, gran dribbling e grande giocata dall'altra parte a cercare Augello. Andrea, esattamente, per un'altra volta siamo riusciti ad uscire da una zona di densità e andare a cercare il lato debole. Bisogna continuare così perché poi le squadre di Serie A è una caratteristica che fanno molto questo di cambiare lato per andare a prendere di sorpresa gli avversari e per cercare anche una diversa geometria e di sorprendere insomma la retroguardia. Certo, una caratteristica che hanno molti: si esce da una zona dove c'è più densità, ci sono più uomini, quindi per la squadra che difende è più facile il recupero palla, si cerca il compagno sul lato opposto che può fare un uno contro uno e può essere molto produttivo. Si può e si deve fare in questo modo per andare a riprendere una partita. Intanto grandissima occasione qualche minuto or sono per il Cagliari sui piedi di Petagna, bello il suggerimento, il fraseggio con Prati, il pallonetto di Petagna si è infranto sulla traversa e poi è stato fischiato il fuorigioco che non c'era, ma noi andiamo direttamente a vivere l'azione di questo Cagliari tramite la voce di Vittorio Sanna.
Sì, nel momento in cui ci sono tutti i cambi della Fiorentina, quindi partiremo subito dopo questi cambi. Un minuto? Ti do un minuto? Sì, fai la cortesia. Facciamo, ti do un minuto, diamo un minuto a Vittorio e intanto parliamo dell'occasione avvenuta per quanto riguarda Petagna. Prati che ha subito cercato di dare geometria appena fuori dall'area, cercare di innescare il suo attaccante, una palla sporca che Petagna è andata a combattere. Bello il pallonetto, ma palla che si infrange sulla traversa e sulla respinta. Purtroppo tra Oristani e Prati non si capiva chi dovesse andare a tirare, ci ha provato Prati, ma conclusione parecchio alta oltre la traversa, quindi grande occasione per il rosso-blu. Ricordiamo la posizione di Petagna poi fischiata in fuorigioco, in realtà dovrebbe essere regolare, anche tu me lo confermi? Dovrebbe anzi sarebbe dovuta essere di regolare se poi ci avesse regalato questa gioia gol che non è arrivato, di conseguenza non ci curiamo, andiamo oltre, andiamo a cercare di farne uno perché poi questo non è entrato, ma le occasioni stanno iniziando ad arrivare, la densità del Cagliari in attacco c'è sempre di più e allora noi ci catapultiamo nella partita tramite la voce di Vittorio Sanna. Sì, sono entrando ancora i diversi giocatori, sono tre nella Fiorentina, sono Iconé, Kouamé e Infantino, i tre che sono entrati, cito Bonaventura, Nico Gonzalez e il terzo, adesso cerco di identificarlo, Gonzalez, forse l'altro attaccante. Stiamo a vedere tra poco, nel frattempo Iconé ha preso subito una posizione al centrocampo e ci sarà il calcio di punizione in favore della Fiorentina per il fuorigioco di Petagna in occasione dell'assist di Prati che era stato smorzato e aveva permesso a Petagna di arrivare sul pallone ma partito al di là dei difensori, pallone che ha reso carambola nella zona di Augello che tenta di servire immediatamente su Makumbu che si volta, tiene il posto di palla, tiene anche in gioco la palla ma c'è il raddoppio su di lui, portata via la palla da Iconé per Arthur all'indietro per Terracciano, va Petagna a contrastarlo per il rilancio del portiere nella metà campo del Cagliari, dove c'è il prolungamento, recupera il Tsidiakos in diagonale, va a cercare a destra Zappa che sbaglia l'ennesimo pallone per mettere la ripartenza da parte di un giocatore della Fiorentina, si trattava di Parisi. Pallone ancora avanti, il colpo di testa, altra palla ribattuta, recuperata dal Cagliari con giocata a favore di Petagna, poi ancora Zappa che manda avanti un po' alla cieca, il colpo di testa di Milenkovic, quello di un altro giocatore al viola, poi lo stop di Dossena, il lancio per Hernandez, purtroppo troppo forte, pallone che si perde nell'area di rigore della Fiorentina con il recupero di Terracciano. Tutto questo quando siamo al 21° minuto del secondo tempo, sul punteggio di 2-0 per la Fiorentina, tutto deciso purtroppo nel primo tempo e tutto deciso dagli errori del Cagliari, non tanto dalle grandi giocate della Fiorentina. Pallone ancora dato all'indietro da Milenkovic per Terracciano a sinistra per Martinez quarta, il pallone tenuto e dato all'indietro ancora per il portiere Terracciano, fraseggio della Fiorentina con Oristanio che ora va un po' in agguato, il passaggio verso destra è ancora per Milenkovic con Oristanio che va a contrastarlo, pallone lungo di Milenkovic a cercare ancora una volta lo scatto della squadra viola, c'è Dossena che si lascia rubare il pallone per un attimo, poi interviene in raddoppio al Tsidiakos mandando in fallo laterale. 21 minuti e mezzo nel corso della ripresa, pallone ancora giocato da Iconé che lo tiene nel settore di sinistra, se lo porta anche fuori, insiste nel giocare con Augello che anche stavolta l'ha peggio perché Iconé continua a scalciarlo anche dopo che era stata segnalata la palla fuori, la rimessa in gioco in favore della squadra cagliaritana con Augello che si prepara a effettuare la rimessa nel settore di sinistra, aspetta che qualcuno si muova, sofferente Augello in questo caso, aspetta che qualcuno si sovrapponga nella corsia di sinistra mentre invita Tsidiakos a mettersi in una posizione più arretrata, palla per Petagna che fa da sponda per Oristanio che tenta l'accelerazione, scatta Hernandez, accelera ancora Oristanio, lo trattiene in questo caso e mette in fallo laterale il giocatore numero 33 Cagliode con l'arbitro che interviene, non ho capito perché cosa, ha fischiato il calcio di punizione contro, no, pretendeva il calcio di punizione Oristanio, in questo caso la palla è uscita, la rimessa con le mani di Augello all'indietro per Tsidiakos per Makumbu, cerca un varco, non lo trova, Augello ancora, il tocco per Oristanio che non riesce a passare, chiusura di Iconé, riparte la Fiorentina portando il pallone dall'altra parte, ancora Iconé da sinistra per lo scatto di, si tratta del nuovo entrato ancora Kouamé, pallone che viene però recuperato dalle Cagliari e qui
quindi può tentare di ripartire con Oristanio, un rimpallo, non riesce ad arrivare Nandez, ancora un colpo di testa e poi riparte ancora la Viola con la chiusura ottima di Prati che dà l'indietro per il proprio portiere Radunovic, che poi può appoggiare, ritarda il passaggio, tiene il pallone, lo dà adesso a Zappa. Tutto questo quando siamo al 23esimo del secondo tempo, Fiorentina 2, Cagliari 0, linea che torna allo studio. Eh sì, e quindi il Cagliari continua a tentarci contro una Fiorentina che sta facendo vedere anche i suoi artigli e con i cambi sta cercando di mettere maggiormente in difficoltà un Cagliari che nel corso del secondo tempo ha fatto vedere delle ottime cose, ha avuto le occasioni per riprendere la partita ma ancora non è riuscito a trovare la via del gol. Sì, un peccato perché siamo cresciuti, perché riempiamo bene l'area, non è ancora arrivata la palla giusta per riuscire ad accorciare le distanze. È notevole che mister italiano ha capito il momento, ha inserito due esterni di velocità in modo tale da poter essere forte nelle ripartenze. Come dicono a Budapest e Coendi, giusto? Speriamo. Intanto vi diamo un'informazione, avete sentito bene, è entrato Infantino della Fiorentina, è parente di Gianni Infantino, è nato nel 2003, specificatamente il 19 maggio del 2003 a Rosario in Argentina. Noi intanto ringraziamo Guida al campionato del Cagliari per le statistiche che ci fornisce sempre. Pensiamo anche agli altri due che poi hanno preso il posto di dei giocatori usciti di Brecalo e Bonaventura. Uno è Iconé, appunto un ex Ligan, e l'ultimo è entrato, adesso l'ho perso per un attimo e non lo ritrovo più, Iconé, Infantino e Kwame, che invece è giocatore conosciuto per il suo trascorso in Serie A, un giocatore che piano piano si sta facendo un nome nella massima serie del campionato italiano, anche se sempre a singhiozzi, e vedremo, speriamo che oggi possa singhiozzare un po' più forte. Speriamo che continuino i singhiozzi. Ha già dimostrato di essere di livello, eh? È giovane, deve crescere, però ha già dei numeri. Sì, è un giocatore importante per la Fiorentina. Tra l'altro il Cagliari ci ha anche pensato qualche anno fa nel cercare di acquistarlo. Vedremo oggi invece se le scelte di non farlo sono state corrette. Speriamo che in questi minuti che mancano al termine il Cagliari possa riaprire e ricucire una partita persa, almeno fino a questo momento nel primo tempo, a causa di due disattenzioni. C'è bisogno di quell'episodio, le occasioni e le opportunità per ottenerlo, quell'episodio, anche in maniera sporca, perché poi il passaggio di Prati era sporco, le stiamo ottenendo ma non riusciamo a concretizzare. Purtroppo dove non ci arrivi col fioretto ci devi arrivare con la sciabola. È giusto così. Anche se quando non ce la fai con chiarezza, con tranquillità, con le geometrie e tutto quanto, bisogna andare a attaccare gli avversari, a mangiargli il pallone, non devono assolutamente avere il tempo di ragionare, anche se Italiano da buono stratega ha provato a fare lo stesso con il Cagliari portando tre riferimenti offensivi freschi, o comunque giocatori di movimento nella zona offensiva freschi, per andare poi a pressare e evitare che il Cagliari costruisca. Esatto, alla prima linea di pressione molto alta, le squadre sono lunghe. Noi continuiamo a sperare di vedere Luvumbo in campo in questa parte finale, ma sicuramente se il mister non lo mette c'è qualche problemino fisico che non gli consente di schierarlo. Sono d'accordo anche io con te, perché a Luvumbo si è affidato sempre, praticamente sempre, un giocatore in cui crede molto, e quindi mi sembra strano sia una scelta totalmente di, appunto, solamente intelletto, solamente di strategia non metterlo, ma bensì ci deve essere qualche problemino fisico. Ricordiamo che Luvumbo nella scorsa partita, fine della scorsa partita, era stremato e ha avuto i crampi, quindi è anche normale che Ranieri lo mantenga un po', ma nella parte finale anche un giocatore così può dare il massimo? Questa è la domanda, può fare bene? Questa è la domanda che lasciamola anche un po' al pubblico, rispondeteci al 340-51-86-036. Andrea ci ha già risposto, ha dato la sua opinione, vogliamo anche la vostra. Ci fermiamo un attimino per la pubblicità e poi torniamo per la parte finale di Fiorentina Cagliari. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati, pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso.
www.progettolegnogroup.com. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo, Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e cala silente. Il fermentino di Sardegna, Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi, training sponsor Cagliari Calcio. Conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161. Telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound. È un Cagliari che costruisce ma non concretizza quello sceso in campo in questo secondo tempo, decisamente un miglioramento rispetto alla prima metà, ma ancora non si riesce a trovare la zampata vincente per rimettere in tutto in bilico per quanto riguarda questa gara. Ci ha provato qualche minuto fa Oristanio con un tentativo di dribbling per poi andare a concludere, tentativo infelice purtroppo, palla che è stata recuperata a difesa viola. Intanto Granieri qualche istante fa ha scelto tutti e tre i cambi, o sbaglio? Perché mi sa che sono entrati Pavoletti al posto di Petagna, Di Pardo al posto di Zappa, e l'ultimo cambio è quello di Obert, che ha preso invece il posto, se non sbaglio, di Acidiakos. Sì, proprio Acidiakos è stato il giocatore a uscire. Tre cambi subito a poco dalla fine. Cosa ne pensi di questa scelta dei Ranieri? Come preventivato entra Pavoletti al posto di Petagna. Si sapeva che non aveva 90 minuti sulle gambe, poi comunque Pavoletti sulle palle sporche, sulle seconde palle è sempre molto incisivo, anche sulle inattive. Gli altri due cambi sono ruolo su ruolo, a livello tattico non cambia niente, quindi continua su questa via il mister. Obert è un giocatore che però trova di più la profondità, cerca maggiormente magari il passaggio orizzontale, nel corso di questo finale di gara potrebbe essere utile alla causa del Cagliari. Vedremo un po', anche perché poi adesso è entrato Pavoletti che dovrebbe fare un bel ruolo, una bella differenza su tutti i palloni alti che verranno scagliati in area. Esattamente, sarà la nostra arma in più. Bisogna puntarci su Pavolo, ricordiamoci che è stato lui a portarci nella massima serie, speriamo sia lui a darci lo scossone per riuscire poi a ricostruire un campionato che fino a questo momento è iniziato parecchio male per il Cagliari, con tante inesperienze e tanta purtroppo delusione nel corso delle partite precedenti. Intanto qualche minuto fa l'arbitro ha deciso che oggi aveva voglia di farsi insultare, perché Parisi ha sbracciato, si è buttato a terra come se avesse subito un chissà che cosa di danno, e l'arbitro non l'ha voluto neanche ammonire, però effettivamente aveva ragione. Ha cercato con le gestualità di convincerlo, ma non c'è cascato l'arbitro. Sì, si è buttato a terra, ma sembra un bambino quando hanno le crisi isteriche. È un po' esagerato da parte di Parisi, anche perché il fallo è stato commesso poco prima del centrocampo, quindi neanche a dire che gli ha fischiato il rigore contro, e di conseguenza una reazione un po' esagerata che l'arbitro Di Bello non ha voluto punire in questo frangente. Un Cagliari che continua, adesso deve provare ancora di più con i suoi giocatori di riferimento a fare la partita. Intanto diamo i risultati dagli altri match che si stanno giocando in questo momento in campo internazionale. Fulham-Chelsea ancora 0-2 il punteggio, ancora 0-2 quello tra Las Palmas e Celta Vigo, quindi avevamo pronosticato una partita divertente, abbiamo sbagliato. Questo fa capire al pubblico che non capiamo niente. No, assolutamente, è giusto così, diciamo, non capiamo niente per le schedine, facciamo così, mettiamola su questo punto di non vista. Non è il nostro punto forte. Non è il nostro punto forte, le scommesse. Andiamo, intanto continuiamo, perché adesso sta per arrivare quel momento, quello che si aspetta, soprattutto in questo frangente di gara, soprattutto quando ogni azione può essere ancora determinante, visto il tempo che continua a stringersi.
andiamo a vivere questi tre minuti, il penultimo dei collegamenti tramite la voce di Vittorio Sanna. 33esimo minuto con Fiorentina che manovra il pallone verso destra dove c'è il controllo di palla da parte del 33 Cagliodè che ritorna al dietro su Terracciano allarga a sinistra per Parisi che tenta la verticalizzazione per il movimento in questo caso di Kumé. Il pallone ancora giocato da Kumé, scusate, il pallone giocato ancora verso destra dove c'è il controllo ancora di Cagliodè in avanti per Icone col pallone ancora giocato all'indietro da Augello, rilanciato dal portiere del Cagliari Radunovic, il colpo di testa di Pavoletti, la palla per Hernandez in verticale, il passaggio troppo profondo, non può arrivarci Listanio, facile per Terracciano andare a recuperare il pallone, anche questo pallone scagliato avanti un po' così da Hernandez, con troppa fretta, con poca precisione, con poca produttività. Pallone ancora a sinistra con il passaggio in avanti, il tocco ancora per Kwame, poi il retropassaggio per Martinez Quadra pressato da Pavoletti che ha preso il posto di Petagna. Terracciano in possesso di palla all'interno dell'area, da in verticale col pallone che ritorna ancora sul portiere, va Oristanio ora a pressarlo, il passaggio verso destra con retropassaggio ancora di Cagliodè per Terracciano che va ancora a cercare un compagno e per la visione Milenkovic che sbaglia, pallone che esce in fallo laterale, ha rimesso in gioco e per il Cagliari nel settore di sinistra all'altezza della tre quarti, il pallone per Obert che dà all'indietro per Makumbu che accelera, viene inseguito da Ikoné, pallone ancora giocato verso Obert che dà all'indietro pericolosamente devo dire per Vietesca che manda avanti un po' la cieca il pallone, lo perde centralmente il Cagliari, parte Ikoné che punta verso l'area, ancora Ikoné, si rifinta Ikoné, finge il tiro, alla fine l'intervento di Dossena che riesce a mandare in fallo di fondo, grande partita di Dossena, un vero peccato il Caracchini nel primo tempo perché poi per il resto ha fatto una grande partita andando a chiudere su ogni varco, ma purtroppo quel gol è quello che appesantisce la partita di Dossena. C'è il calcio d'angolo per la Fiorentina quando siamo all'81esimo minuto, rimessa o meglio battuta dalla sinistra del portiere, c'è anche Zola dentro l'area pronto per tentare di sfruttare questa occasione, è pronto per la battuta, mi pare ancora una volta Ikoné, no non è lui, parte il cross all'interno, il colpo di testa proprio di Zola oppure di Kwame, e Kwame che ha colpito il pallone alto sulla traversa, all'altezza del primo palo è andato Kwame mentre all'altezza del secondo c'era Nzola. Siamo all'81esimo minuto, scorre il minuto con Obert che ha ricevuto, la palla ritorna a Dossena, c'è il pressing alto da parte della Fiorentina, il passaggio su Vietesca in avanti alla ricerca di un compagno che non c'è, il pallone è ribattuto per un attimo, lo recupera ancora Vietesca, Makumbu lo tocca all'indietro per Dossena a sinistra per Obert che lascia sfilare molto bene, il controllo di Obert che si accentra ancora portando palla, ritorna sul proprio portiere e Radunovic a questo punto deve avviare l'azione, la via dando ancora Vietesca nel lato di destra, fraseggio del Cagliari in zona di difesa e linea che torna allo studio. E quindi Cagliari che continua a cercare di costruire la sua azione anche in maniera forse un po' lenta in quest'ultimo frangente, il tempo inizia a stringere e se si vuole cercare di arrivare a un risultato importante, Andrea, c'è bisogno di più foga in questi minuti che mancano alla fine. Sì, più foga, servirebbe un po' più di ritmo, ma non è facile perché ormai si è giocato un bel po', e le energie incominciano a mancare, c'è ancora la componente del caldo che non aiuta e quindi è difficile riuscire ad avere una velocità sul gioco. Sì, sarebbe importante davvero sbloccare questo impasse che continua a tracciare la via del Cagliari. Ci scrive Mauro da Quarto al nostro 340-5186-036, a sto punto anche Pereiro ci avrebbe fatto comodo, io sono d'accordo perché a me Pereiro non è mai dispiaciuto così tanto e vedo un giocatore che è vittima, ora secondo me sarebbe più il momento peggiore per metterlo in campo perché un
un giocatore che soffre molto l'aspetto mentale, Andrea. Esattamente. Non vorrei difendere la categoria, ma se il mister non lo mette, un motivo ci sarà. Molto probabile. Era anche fuori condizione. Se non sbaglio, era mezzo infortunato. In teoria. Era rientrato tardi. Sì, effettivamente. È arrivato tardi in preparazione. Sì, vedremo un po'. Tra l'altro, ho recuperato anche De Zogus, tra gli altri, in queste ultime settimane. Ormai facciamo il fantanomi per quanto riguarda i giocatori interpreti, però io su De Zogus ho un personale affetto, diciamo così, un personale anche interesse, perché è un giocatore che in primavera ha fatto vedere delle ottime cose, un giocatore capace di ottimi dribbling, un buon tiro, è un uomo che può dare tanto anche a livello di fantasia in avanti, e servono questi giocatori così, l'abbiamo visto dagli esempi di Luvo Moristanio. Servono, però serve anche tempo, perché sono giovani, vanno inseriti gradualmente, arriva da un problema, quindi ha bisogno di riprendere la forma fisica, sicuramente a lungo termine si ritaglierà il suo spazio. Questi giocatori così giovani alle prime esperienze è sempre meglio metterli quando comunque ci sono già quelle sicurezze a cui affidarsi anche a livello di squadra, Andrea. A livello di squadra e a livello anche di partita, perché sicuramente una partita che si è incanalata, che è già comoda, gli consente di giocare più tranquillo. Così, bisogna anche metterli nelle condizioni di giocare al meglio. Intanto si sblocca la gara in Liga, segnato il Celta Vigo con il gol di Duviskas al minuto 67, quindi il risultato che cambia per quanto riguarda in Spagna. Speriamo di potervi raccontare un risultato che cambia anche per quanto riguarda la partita di Firenze tra Fiorentina e Cagliari, che si sta svolgendo fino a questo momento. Ci sono stati tutti e cinque i cambi del Cagliari, quindi Luvumbo non entra oggi, Andrea. Purtroppo ci deve essere effettivamente qualche problema fisico, perché in una partita del genere, con qualche spazio che la Fiorentina lascia, sarebbe stato perfetto. Sicuramente qualche problema, perché per come si era messa la partita era sicuramente l'uomo giusto da far entrare, ma se non ha giocato sicuramente c'è qualche problema fisico che lo condiziona. Sì, è un giocatore che quando è stato chiamato in causa ha risposto presente, a cui Ranieri secondo me dà completa fiducia. L'abbiamo visto anche nell'atteggiamento con cui parla del ragazzo, c'è affezionato. Io mi ricordo l'anno scorso un paio di interviste in cui gli chiedeva di più, di tirare in porta per riuscire anche a prendere quelle sicurezze. È un ragazzo molto condizionabile, e anche lì torniamo sempre allo stesso punto, è un ragazzo che mentalmente ha voglia di dimostrare, perché questa è la cosa principale, però anche lui vive di un po' di come trasporta il vento anche a livello di squadra. È giovane, ci sta che mentalmente non sia ancora forte, ha fatto un buon cammino, è cresciuto nel tempo, ricordiamoci anche lui all'inizio giocava solo in primavera, poi è stato aggregato, poi ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso in Serie B. Ci sta, quando sono giovani gli serve tempo, gli serve esperienza, e succederà lo stesso con De Zogus, ne sono certo. Speriamo davvero. Tanti giocatori del Cagliari che, se si crea un terreno fertile per far crescere a livello di giovani, possiamo attingere sicuramente di più dal nostro settore giovanile, anche perché dobbiamo farlo per evitare spese prima di tutto, e poi per valorizzare quello che produciamo a livello alle categorie appunto dei ragazzi più giovani. Ci scrive ancora Luigi, ci scrive: sono d'accordo, tra l'altro De Zogus e Lovum hanno un'ottima intesa, sono completamente d'accordo con te. In quella primavera era la primavera bella di Agostini, quella che ha perso solamente in semifinale per i gol per miglior posizionamento in classifica contro l'Inter. Non so se ti ricordi quella semifinale playoff, Cagliari avanti 3-0 al primo tempo e poi 3-3 finale che l'ha condannato. Esatto, ne approfitto per fare i complimenti a mister Agostini, che è un grandissimo allenatore, preparatissimo, gli auguro il meglio per il futuro. Tra l'altro ora è a Genoa, sta facendo bene, quindi bravo Ale. E se dobbiamo e se possiamo contare su giocatori come Obert, come Luvumbo, lo dobbiamo anche e soprattutto in parte a lui, perché Obert è arrivato con la primavera sotto la sua conduzione, dalla primavera della Sampdoria, e si è subito espresso su ottimi livelli. Vuol dire che l'ha messo nella condizione giusta per giocare, lui che è un ibrido un po', perché è un centrale vero, ma gli piace giocare anche sull'esterno, ha anche una buona corsa, e conseguentemente non era facile neanche da mischiare all'interno dell'organico che avevi già, Andrea.
a gamba. Obert a gamba, quindi riesce a ricoprire più ruoli, sa adattarsi, sa giocare sia centrale che esterno. Come dicevi tu, bisogna fare i complimenti al mister, perché comunque quando fai crescere i giovani poi ne ha da giovare soprattutto la prima squadra. E questo è il modus operandi, il modello di business, così vogliamo chiamarlo, che speriamo possa implementare il Cagliari nel corso delle prossime stagioni, a partire già da queste prossime partite, con un piglio in più dal punto di vista giovanile. Quello che ci vuole è uno scossone anche per riaprire questo di match che si sta avviando sempre di più, e meno il tempo, ma se si segna anche il meno tempo per riorganizzarsi da parte dell'altra squadra. Dobbiamo continuare a cercare, perché le partite si chiudono solamente con l'arbitro fischia, l'abbiamo visto tante volte, soprattutto con il Cagliari, che tra le sue caratteristiche ha proprio quello di non arrendersi mai. Non è finita, il tempo non è molto, però si può ribaltare, bisogna crederci per cercare di portare via da Firenze almeno un punto. Serve un finale non da urlo, da squarciagola, da megafono, come dobbiamo cercare una similitudine adatta per un finale del genere. Dobbiamo far sgolare Vittorio, mettiamola così. Abbiamo trovato l'altro livello di suono più alto, un Cagliari che cerca nella conduzione soprattutto di palla la sua, il suo metodo, e forse anche un po' infastiditi prima da un po' troppo di insicurezze, troppi passaggetti in difesa. Manca un po' quell'aggressività che stiamo chiedendo. E ritorniamo al discorso mentale. Sì, ancora là, nonostante un secondo tempo comunque giocato abbastanza bene dal Cagliari, se dobbiamo dirlo tutto. Sì, con le squadre allungate siamo riusciti a fare meglio, però effettivamente comunque questa condizione nel corso della seconda metà ancora non ha aiutato dal punto di vista dello sblocco, del click, di quel cambio di passo che serve per rimettere in piedi una gara del genere. Tra pochissimo andremo a viverci gli ultimi momenti di Fiorentina-Cagliari con la cronaca di Vittorio San. Intanto vi ricordo i risultati maturati nel corso della giornata per quanto riguarda le altre squadre che hanno già giocato in questa domenica. Abbiamo parlato del Napoli sabato 4-0 sul Lecce, Milan-Lazio 2-0, Salernitana Inter 0-4 con il poker di Lautaro, Bologna Empoli 3-0, quindi Empoli che continua a sprofondare, ma ha fatto quella vittoria che per ora lo porta sopra di noi. L'Udinese strappa un punto in casa con il Genoa dopo essere stato sotto per due volte, Atalanta Juventus 0-0, Roma Frosinone 2-0, e vi abbiamo parlato le gare del pomeriggio, Torino Verona 0-0 e Sassuolo Monza 0-1. Questi sono i risultati per quanto riguarda la settima giornata. Quello del Cagliari sta maturando e siamo sempre più vicini a scoprire quale sarà. Andiamo a farcelo dire, speriamo con qualche sorpresa tramite la cronaca di Vittorio San. Sta per iniziare il tempo di recupero, qualche secondo ancora del 90esimo, con Olistanio che aggancia il pallone, sembrava doversi fermare, un tacco per tenere in gioco la palla, ma a favore della Fiorentina. Saranno 4 i minuti di recupero, con la Fiorentina che ha appena recuperato, viene avanti con Arthur. È vero, un Cagliari più disposto, meglio in campo, ma dobbiamo dire anche evanescente, perché poi palla e gol 0, abbiamo avuto l'unica palla gol con Petagna che era partito in fuorigioco, quindi non è che possiamo dire di aver costruito chissà che cosa. Un Cagliari evanescente che si è spento spesso a ridosso della tre quarti della Fiorentina e che non è riuscito comunque a incidere, gioco abbastanza prevedibile in molti casi, fraseggio che non ha portato mai alla rifinitura giusta. Vediamo se ci riusciamo in questo finale. Anche Olistagno, gli hanno preso le misure e ora viene fermato sistematicamente. Cambio gioco adesso dall'altra parte, Di Pardo in vantaggio su Kouame, riesce a dare indietro su Radunovic, da poco fa protagonista di una bella uscita su Zola, che però a mio giudizio era partito in fuorigioco. Pallone ancora giocato dal Cagliari, accelera di Olistagno, anche in questo caso fermato immediatamente dall'intervento di Milenkovic, e palla che ritorna ancora una volta a Terracciano. 1:15 dei 4 recuperi sono andati via, con Terracciano che mette sui piedi ancora di Martinez Quarta, che dà a sinistra per Parisi. Parisi accelera e tenta di mandare avanti, spinto da Pavoletti, un fallo inutile quello di Pavoletti in questo caso, e gli procura anche il cartellino giallo. Inutile il fallo, è dannoso addirittura il cartellino giallo, fallo di frustrazione. Pavoletti ha dovuto inseguire solamente gli avversari. Altro dettaglio che dice che abbiamo concluso 0, perché abbiamo sviluppato gioco, ma dentro l'area non abbiamo mandato un solo pallone, quindi
al di là della facciata del posto palla, del fraseggio a centrocampo, non si è visto granché. Esce Duncan e al suo posto entra Mandragora, cambio quindi tra mediani nella squadra viola, in pieno recupero. Duncan, che lo ricordo, con il Cagliari aveva giocato un certo numero di partite, per la precisione 19 partite con un assist. Anche Duncan era finito in quel periodo nell'occhio del ciclone, perché non riusciva ad essere sempre protagonista, e aveva giocato solamente peraltro nel girone di ritorno, perché è arrivato nel mercato di gennaio. Passaggio ancora all'indietro per Milenkovic ancora su Martinez quarta, il pressing del Cagliari, il rilancio di Terracciano, la palla che si impenna, il colpo di testa mancato a centrocampo per la spinta di Nzola ai danni di un giocatore del Cagliari, quindi calcio di punizione che sta per battere Dossena. Dossena per Obert che controlla, apre il gioco a sinistra per Augello. Augello che tiene in gioco il pallone, ritorna su Dossena. Dossena che alza la testa, tenta il lancio a destra cercando Di Pardo. Di Pardo che viene anticipato, riesce a toccare il pallone, ma riparte ancora la squadra viola quando manca un solo minuto alla fine. Parisi in profondità, sovrapposizione di Infantino nel duello con Dossena. Infantino tiene il posto di palla, lo dà al centro ancora per Kwame. Kwame rallenta, ridà ancora a Parisi. Fiorentina che preferisce gestire il posto palla con Arthur che ritorna addirittura all'indietro sul pressing portato da Oristanio. Ritorno effettivo con Martinez quarta che dà addirittura a Terracciano, interno dell'area a 30 secondi alla fine. Pallone ancora per Milenkovic a destra per Mandragora che cambia gioco di prima, il pallone in avanti, attenzione allo scatto di Nzola che va via alla guardia di Vietesca. Nzola, pallonetto e gol, 3-0, il gol di Nzola. Vietesca che se l'è lasciato andare via, praticamente lo aveva cinturato ma non è riuscito a tenerlo, e Nzola sblocca la propria condizione andando a realizzare un gol che per lui vale tanto, perché nella Fiorentina non segnava, è andato via la guardia di Vietesca, ha arrotondato il punteggio per la squadra viola, 3-0, primo gol con la maglia viola a parte di Nzola. Loro fanno festa e noi amaramente stiamo a guardare, e purtroppo dobbiamo dire che, ripeto, la sterilità del Cagliari, l'evanescenza del Cagliari era evidente al di là della disposizione in campo, e in questo caso sul lancio avanti Vietesca è andato a chiudere, Nzola lo ha beffato, si è voltato dall'altra parte ed è volato via davanti a Radunovic che stavolta nulla poteva, tocco sotto e palla in rete per il 3-0 della Fiorentina che mette in freezer il risultato. Quindi 3-0, si chiude così il match all'Artemio Franchi, un match amaro, forse mi permetto di dire che forse la peggior partita del Cagliari in questo avvio di campionato, e questa la dice lunga su quanto non aiutino le polemiche, su quanto rovinino anche l'umore, e siccome abbiano inciso negativamente invece che scuotere la squadra in quello che è stato un rendimento dannoso fin dall'inizio, perché se abbiamo subito i due gol in avvio è certamente per mancanza di serenità, perché poi quando sono entrati gli altri non è che abbiamo visto un cambio repentino di gioco, abbiamo visto sviluppare qualcosa di più ma in modo sterile, senza entrare mai in area se non una volta con Petagna, ma in posizione regolare. E finisce qui 3-0, a te Andrea. Sì, no, è giusto per chiudere, per ricompattare un po' tutto. 3-0 è il risultato finale per quanto riguarda questo Fiorentina-Cagliari, purtroppo un risultato negativo a dir poco per questa squadra rossoblu, che adesso se la dovrà vedere domenica alle 18 contro la Roma, una partita che pare ancora più difficile dopo quest'ultima prestazione, Vitto. Sì, è ancora più difficile, ma al di là del difficile, perché il Cagliari non deve pensare alle altre, non deve guardare le altre squadre, deve pensare a se stesso, e dobbiamo essere consapevoli di quello che siamo. Non possiamo pensare di essere quello che non siamo, non possiamo pensare sempre che chi è fuori è necessariamente il giocatore migliore, come abbiamo fatto in quest'ultima settimana. Bisogna ricomporre tutto e sapere che noi abbiamo 30 giocatori che devono crescere individualmente, e una squadra che va costruita, un insieme che va costruito, un insieme che ancora non c'è, e se noi andiamo a rovinare l'umore anche dei singoli che sbagliano, rischiamo di non avere più gli elementi per costruire la squadra, di averli guastati, di averli rovinati.
quindi bisogna prendere atto del fatto che non abbiamo dei fuoriclasse, che quelli che sono fuori non sono superiori a quelli che vengono utilizzati, che tutti possono essere utili alla causa, ma lo possono fare solamente se fanno parte di un'orchestra, di uno spartito, di un gruppo, come lo è stato l'anno scorso, altrimenti ritorniamo a quelli che eravamo un anno fa. Proprio così Vito, io ti saluto e ti do appuntamento a questo punto a domenica per il match casalingo contro il Cagliari, che chiuderà questa parte prima della pausa per le nazionali. Grazie Andrea, quindi, ripeto, la stessa cosa, appuntamento a domenica, quindi grazie e buon proseguimento di serata. Ringraziamo, ciao Vito. Ringraziamo anche Andrea Unali che è stato qui con noi oggi, grande Andrea, ci hai accompagnato in questa purtroppo sventurato esordio tuo in radio contro questa Fiorentina, ma ci saranno occasioni di rifarsi, dai. Ci rifaremo sicuramente. Io sono Andrea Zana, vi ringrazio per essere stati qui con noi, vi ricordo ancora una volta l'appuntamento per domenica, Cagliari contro Roma. Rimanete qua con i programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a suon di gol. Radio Super Sound conquista la vittoria con un sorriso nuovo di zecca. Presso lo studio odontoiatrico White di Cagliari puoi tornare a sorridere in appena un giorno grazie all'implantologia mini invasiva. White si trova a Cagliari in via Italia 161, telefono 070 58 39 052. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda. Carla, vedo che anche tu apprezzi la qualità. Certo Giulia, io scelgo solo le patate della cooperativa Produttori Arborea. Anch'io, perché produce patate novelle tutto l'anno, coltivate in Sardegna, nel rispetto dell'ambiente, sicure e garantite da oltre 60 anni di esperienza. Cooperativa Produttori Arborea, perché le patate non sono tutte uguali. Progetto Legno Group, azienda leader nella realizzazione di strutture in legno lamellare su misura per privati. Pergolati, gazebo, posti auto, grigliati e frangivista sono alcuni dei nostri prodotti ideali per arredare le vostre verande e i vostri giardini. La nostra forza è l'equipe di tecnici che seguirà il cliente, dal sopralluogo al progetto in 3D, dal trasporto alla realizzazione a domicilio. Il tutto con la massima cura dei dettagli tecnici ed estetici. Progetto Legno Group. Non esitate, contattateci oggi stesso. www.progettolegnogroup.com. Le carezze del maestrale, il tepore del sole, il profumo del mirto abbracciato dal mare. Solaris, spumante brut metodo classico e Latinia, il passito da dessert. Cantina Sant'Adi, vini fatti con arte dal 1960. Cantina Sant'Adi. Training sponsor Cagliari Calcio. Sono i dettagli che ci rendono unici. Istimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Istimentos, Faina de Sardigna. Questo programma è offerto da Artis di Edoardo Tuveri, strada statale 131, chilometro 12900, Sestu, Cagliari, telefono 070 4756 953, www.artis-impianti.it. Pispisa L'Ottico, prevenzione e cura della vista, Oristano, Corso Umberto 29, Viale Diaz 68, Arborea, via Genova 11. Secchi Informatica, via Tirso 135, Oristano, telefono 0783 29 90 99. Radio Super Sound ha il piacere di presentare 45 giri. I grandi successi del passato raccontati da Sandro Azzena. 45 giri. 45 giri. Il meglio della musica dance degli ultimi 45 anni. Seven, six, five, four, three, two, one.
Buonasera amici, bentrovati su Super Sound, classico siglone anni 80, proprio per aprire il mio programma di musica Back in the Days. 45 giri, prima puntata della mia stagione qui su Radio Super Sound. Eccomi prontissimo con la playlist di questo inizio settimana. Buon lunedì, iniziamo subito con Gazebo, I Like Chopin.
l'atmosfera perfetta per questo fine serata qui su Radio Super Sound dalle 20 alle 21. C'è 45 giri, se amate gli anni 80, una carrellata di grandi successi del passato in versione originale, uno via l'altro. Beh, devo dire che iniziare con Gazebo e Like Chopin è come dire andare subito in alta quota. Abbiamo messo, come dire, un bel tappeto musicale che crea appunto la situazione giusta per questi 60 minuti insieme per voi grandi appassionati di musica del passato. Sarà una playlist dedicata all'Italo Disco, grande genere musicale nato in Italia nei primi anni 80 fino insomma 87-88. Ci sono stati dei grandissimi esempi musicali, delle grandi produzioni. Dall'83 all'84 andiamo avanti con la musica. Adesso arriva una bella voce, soave, elegantissima, molto affascinante. Valerie Dore, The Night.